Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento con A Muso Duro, trasmissione sul calcio, la Serie B, il Pescara che domani andrà in trasferta a Siena. Certo che domani la giornata di B propone partite niente male, Lanciano-Palermo, Siena-Pescara, insomma, due delle squadre favorite che giocano contro le abruzzesi. Ne parleremo stasera per quanto riguarda i biancazzurri che cercano a Siena la cosiddetta settima onda positiva, ma senza centrocampo o quasi. Arbitro designato Michael Fabbri, 29enne di Ravenna. Domani termina anche il silenzio stampa dopo gli scempi di Coppa Italia. Cutolo squalificato per 2 giornate. C'è stato nel tardo pomeriggio di oggi anche il sorteggio mondiale, l'Italia con l'Inghilterra, l'Uruguay e la Costa Rica nel gruppo D. I vostri messaggi al 338 311 4088. Subito saluto Ivana D'Alonso in regia, con Paola D'Alonso in redazione e Tommaso D'Alonso e Marcello Paolucci alle telecamere, e saluto ovviamente Gianfranco Semproni. Buonasera Sergio. Buonasera a te. Se da fare una pozza su questa partita, gli arbitri, se teniamo una squadra di morti, avrebbero perso lo stesso, quelli che ne ha capito l'arbitro. È inutile che tu ci condannassi, siccome avevano paura che questi porcucci, capite, potevano fare la culata e eliminare lo Spezia. È meglio che ci si mandi il signor Stroppe, che è stato anche allenatore delle giovanili del Milan, è meglio che ci va lui. Tanto noi avessimo perso lo stesso, Tu uguale. dici la partita di Coppa Ma Italia per forza, un durante la allenatore che settimana. ti mette Zuparic a centrocampo vuol dire che di Non pallone c'era questo. nessuno. Allora, tu sei un asino di pallone, sei un asino e impara da me. Sì, Cioè, tu tutti hai messo avresti meglio. Fornito a sinistra, c'hai Piscitella in panchina, metti Piscitella, Fornito lo messi a sinistra, Capace a destra, in mezzo chi ci metti? Bloccoman, finito. Ma se tu prendi un centrale e gli fai fare una figura di Lo so, M, ma vuol dire che l'ha fatta apposta, quello non può giocare. Ma qualcuno mi ha detto, un Brugman giornalista, quando mi ha si detto, ma riposa? doveva fare le prove. Chi fa le prove? Chi ci fa le balle? Quando durante la settimana fai l'allenamento, provi il gioco, non che ti svegli la mattina e dici, ma oggi mette Zuparic a Guarda, centrocampo. probabilmente giocherà anche domani a centrocampo E Zuparic. allora vuol dire che passi, tanto ci può mettere chiunque domani, domani ci fanno un masse tanto, lascia perdere. Cioè non riusciremo a fare le partite che abbiamo fatto adesso senza giocare e vincere. Senza giocare vinciamo. Però a Sembroni Giovanni, tifoso del Pescara, mi sta bene benissimo. Se quelli prendono 18 pali domani insieme, 27 traverse, e noi facevamo un tiro da Una metà campo, capite? Sta palla va, prende un ciuppo d'erba, gira di qua, gira di là, entra dentro. Io sono Sei contentissimo, la contento lo squadra stesso. finita. La Però concretezza. quando devo dire le cose, purtroppo, che certe volte Sì. questo allenatore, questo purtroppo, vive di antipatie e simpatie. A questo ragazzo gli voleva far fare una brutta figura, visto che è stato costretto a metterlo centrale perché non ci stava più la gente, non perché durante la settimana è migliorato. Ma chi VPA per culo? A noi. Cioè, questo allenatore Vabbè, per ma il è culo alla gente durato meno di come mezz'ora che poi è stato espulso a me. Ma per Zuparic. forza, perché sbagliava gli interventi, non ci sa giocare a quel ruolo. È semplice. Era goffo. Si vedeva, chi ci vuole a capire? Dopo 2 minuti già lo vedevi. E dovevi fare qualche cosa, rimettevi, ma ormai già la partita era andata in quella maniera, non può fare niente, lasciamo perdere. Perché se parliamo di calcio, cioè, poi a me dispiace che fai sempre la critica dopo che tu hai giocato la partita, capisci? E quindi è troppo facile fare la critica. Uno dovrebbe parlare prima. Se ne sapessi prima la formazione che dà lo Pescara, direi anche le cose prima e mi piacerebbe di più. E se poi dovessi sbagliare, sono ancora più contento. Vabbè, allora fra poco cercheremo di sapere la formazione per domani, tanto qui ci sono anche titolati i giornalisti tra gli ospiti stasera. Presentiamo gli ospiti, sì, perché Andiamo a dopo presentare gli ospiti. dobbiamo. Sì, presentiamo gli ospiti perché accanto a Gianfranco Semproni intanto ci torna a trovare un amico tifoso del Pescara, insomma, con tanto di omaggi natalizi, Luciano Agostinone. Buonasera. Come Buonasera a tutti. Tiriamo stai, Luciano? avanti. Tiriamo avanti. Avanti. Ti stai divertendo vedere No. giocare? No, il Pescara? No. Non Perché? mi piace come gioca. Non ti piace come gioca? No, Niente da mangiare, assolutamente. poi. Mi Niente I da mangiare. risultati sono eccellenti, ma non mi piace come gioca. Ho capito, quindi questo è il tuo sunto iniziale. Poi abbiamo, insomma, due capelloni qui, due fratelli coltelli tra di Siamo loro. clienti di Luciano. Ecco, attenzione perché un tempo Guaranà, insomma, con le sue variopinte cronache artistiche del Pescara, adesso ancora Cova Guaranà, però adesso è soprattutto antica locanda, rigorosamente biancazzurra, Bruno Barteloni. Buonasera Bruno, Salve, ben ritrovato. bentornato dopo lungo tempo.
Grazie, definitivamente. Dopo un po' di giri per l'Europa. Sì, sì, sì. Definitivamente. Definitivamente. Adesso vorrei andare in poi parleremo anche di te. Subito la fa vedere. Sì, quello lo vogliamo vedere. Perché... Subito, se no ci... Qua... Siamo in periodo natalizio, non è che ci vediamo spesso. Una volta 2014. Almeno ti do un calendario della nostra attività con tutte foto d'epoca. Bello, con tutte foto d'epoca. Lo voglio della vedere. Nostra Pescara. Lo eccolo qua. Far vedere. Calendario 2014. Dopo segniamo la data di oggi perché voglio fare una previsione e poi vediamo se indovinerò. Antica locanda, biancazzurra, guarda le foto d'epoca, qui casca poi tutto. Poi staremo pensando anche a un calendario con foto d'epoca del Pescara, proprio della squadra. Foto d'epoca degli scorci di Pescara che fu. Sì, beh, comunque devo dire che sono fotografie bellissime, guarda. Specialmente questa qui dove proprio si vede l'immagine. Sì, guarda qua, artigiani al lavoro. Beh, l'ubicazione dove si trova? Calendario 2014. Noi siamo proprio a Pescara, siamo a Pescara Porta Nuova, quindi non ci si può sbagliare. Bene, questo è il calendario che ha fatto l'antica locanda. Vogliamo salutare anche Giuseppe, insomma, il tuo socio. Ma salutiamo un po' tutti quelli che stanno al covo, come viene definito dai tifosi biancazzurri, sintonizzati fra l'altro in diretta dal ristorante, quindi saluto Giuseppe, saluto Armando, saluto tutti i vari tifosi. A partire dallo zio Bruno Tieri, a Cesare, Marco il Tedesco, Facciolo, sono tutti. Una cena per Telemax. E poi Panocchia, chiaramente. Benissimo. Al tuo fianco, allora, in antitesi, l'estremo opposto. Hai già scritto per l'ANSA Non per i capelli. Hai scritto per l'ANSA. Ma qualcosa sì, qualcosa. Hai detto qualcosa per Radio Delta 1. Abbiamo fatto anche quello. A posto così. Paolo Renzetti. Grazie, buonasera. Bentornato anche a te. Grazie, Sergio. Caro amico, anche Paolo. Dove io non sono tornato definitivamente perché non ero mai andato via, quindi. Tu non sei stato da nessuna parte. Sono sempre rimasto a Pescara. Allora, però adesso c'è una questione da dirimere perché è una cosa di vecchia data. Prego Gianfranco di alzarsi, magari di smicrofonarsi un attimo. Prima fare una premessa, io accetto e pago la aspetta, scommessa, però tre anni fa. Sì. In questo stesso studio, sì. Io feci un mio pronostico a 6-7 giornate dalla fine del campionato. Sì. 3-4 anni fa era il periodo di Francesco. Io dichiarai: questa squadra va ai playoff. Sfiorammo i playoff. Poi di Francesco i risultati li sta facendo oggi col Sassuolo. Sì. Vabbè. Allora, la questione in sospeso è un'altra: è che Gianfranco. Quando tu facesti questo pronostico, tutto tronfio, tutto sicuro di te, Gianfranco disse. Attenzione che se poi sbagli ti sputo in un occhio testualmente o qualcosa del genere. Proprio così. Quindi c'è questa questione tra i due Oni, Sembroni e Barteloni, che è da dirimere. Quindi adesso dovrai pagare la tua scommessa perché Gianfranco Gianfranco non aspetta altro. Dobbiamo farlo. No, mettetela, quelle che ti tocca. Ecco, cazzo, attenzione. Non siete all'altezza di fare le previsioni, stai giù, state là. In ginocchio col pallone. Arrivo io. Ecco, arriva. Si deve mettere a chi? Mettete a mettere qua, a chi? Questo cazzo di pallone. Il pallone è stato calciato in porta. Si vede bene la telecamera, signor Bartellone si gira verso di me. Prego. Bene, io devo aprirgli gli occhi. No, non li chiudi. Già ti stecca caso. Vediamo che non porti le apri l'occhio, pronto, questa era la scommessa. No. Bartello, sputato veramente. Pazzesco. Povero Bruno. Pazzesco. Ma tanto ne faccio un'altra di previsione. Sì, ma noi le facce chiuse, una carta fatta. No. Dal Teatro 1 di Telemax vi abbiamo presentato. Le cose con De Cufa, siete tutte carte fatte, volete fare le previsioni? Quando si dice ogni promessa è debito. Voi andate sempre, ragionate, purtroppo, avete un grave difetto, che ragionate sempre con il cuore. Il calcio non è che tu puoi farlo con il cuore e con la mente, Guaranà sempre presente, si dice anche allo stadio. Allora ti faccio una previsione adesso, sì. Va bene? Sì. Allora. Il Pescara andrà in crescita e comunque ai playoff ci andrà, poi non ti dico come andrà a finire. Ok. Ai playoff ci va. Ma lo sai, io sto scrivendo, Pescara... 6 dicembre... Pescara ai playoff, ci sono le Bruno Guaranà. Le trasmissioni, qua ne scappa niente, non c'è problema. Quindi farà i playoff e adesso farà un crescendo. Sì. Intanto le prime schiaffatone le pide umane, tanto per cominciare. Ma chi? Perché se vince a Siena vuol dire... A me se vincesse, come ho detto io, mi sta benissimo, per l'amore di Dio. Ma chi siamo a passeggiare? Tutto può essere. Oh. Una parola, tenga corno. Che devo fare? Allora, questa è la maglietta. Ah. Sì, con lo Senaid.
Chi ci pensa a fare? Fa vedere. Diciamo, questi sono Uragano. Sì. È un storico. Esatto, un club storico famosissimo che adesso, per merito di una bravissima persona che si chiama il dottor Canta, sta cercando, hanno ripristinato questo, diciamo, questo club. E questo club, nelle loro intenzioni, questo club vorrebbero fare un azionariato popolare dell'1% ed entrare dentro il Pescara. È una cosa che molte persone volevano fare a Pescara, veramente tanto. Io mi auguro vivamente che il dottor Canta possa riuscire e i suoi soci a raggiungere questo traguardo, che è una cosa bellissima. Ecco, buonanotte alle suonatore. È caduto tutto. Cazzo, ci pensa a fare questa cacchetona della che ti tira le mandici. Questo è il loro stemma, praticamente il delfino in mezzo, e le bollicine sono tutti tifosi. Le bollicine sono tutti tifosi. Questo è naturalmente è quello che loro si prefiggono di poter fare. Uragano. L'uragano. Poi dobbiamo ricordare... Scusatemi. Aspetta, allora, mentre raccogli quelli, io ne approfitto e ricordo una cosa, che giovedì prossimo ci sarà l'inaugurazione del Delfino Club in piazza Sant'Alfonso a Francavilla al Mare dalle 20.30, quindi siamo invitati anche noi. Telefonate pure a te. No, io lo ricordo perché l'avevamo detto già venerdì scorso. Il giorno 12 dicembre alle ore 20. Giovedì prossimo. Corrente anno, perché ci mette pure corrente anno, sì. Come si facevano 1700. Inaugurazione del Delfino Club in piazza Sant'Alfonso, caffè Melò, Francavilla. Accorrete tutti presenti perché sarà un'inaugurazione. Io purtroppo non ci posso essere perché la sera non posso essere. Vabbè, vado io per te. Dai. Bravo, grazie. Facciamo io così. Ti ringrazio moltissimo. Poi dobbiamo fare un saluto a un caro amico che ci vede sempre in televisione. È un ragazzino di 90 anni e non si perde una trasmissione. Io stasera lo voglio salutare, si chiama Barbuscia Turillo, 90 anni. Un bacione a questo ragazzino. Questo è stato un grande pilota di macchina da costa. Forse sapete che è una QC, questo Barbuscia, non solo un uomo, se tu non lo conosci la famosa... Comunque, è uno eccezionale, quindi ti risaluto un'altra volta. Turillo, no, mi piace il nome, Turillo. Turillo, ma infatti è molto particolare. No, Turillo. È di origine siciliana il padre. Ah, è siciliano. Ho capito. Benissimo. E la madre veneta. Turillo, che quindi potrebbe venire da Turi in siciliano e quindi da Salvatore. Poi volevo ricordare, perché è un carissimo amico, l'Hotel Promenade, che molte... L'Hotel Promenade, quando c'era il dottor Bonanni, il Pescara andava sempre lì. Oggi il Pescara non ci va più e me ne dispiace da morire, che lui da lassù lo vede il Pescara. Non lo so dove vanno, quindi non mi interessa. Come ogni anno l'Hotel Promenade fa la festa di fine anno, aspettando il 2014, cenone di fine anno, aperitivo, quindi salmone, tamburello di crepes, chitarrina alle vongole, filetto di spigola al pistacchio, coppa di uve del buon... Una serata bellissima in via Aldo Moro, 63 Monte Silvano, Hotel del Pesce. Promenade. Telefono 085, chi desiderasse prenotare, prezzi veramente, il rapporto prezzo qualità è eccezionale, 085 44 52 221. Molto probabilmente sarò presente anche io. Ah, ho capito, bene. Molto questo probabilmente. Per le prenotazioni, poi ovviamente è un periodo in cui si sono decisi ormai cenoni di fine anno. Però non posso dire che ci sono, perché io vivo il carpe diem, quindi è molto difficile. Quindi vivo alla giornata, non posso dire... Cenoni di fine anno io me li farei tutti, in tutti i luoghi. Immagino, dopo chiederò a Bruno cosa sta preparando lui per il cenone di fine anno. Immaginare. Sì, Puoi immaginare. Ma la base quale sarà da te? Base carne, grosso buffet di antipasti, noi facciamo una cucina molto tradizionale, non gourmet, molto, capito, di sostanza. Sì, lo so, ho bella, assaggiato. Buona. Luciano invece che fa a fine anno? A casa. A casa? Come ogni cucini anno. Tu? No, è no. Mia moglie. Ah, tua moglie. Sì, invece sì. So che Paolo Renzetti sicuramente il menù lo preparerà lui. Per Capodanno. No, io spero 2-3 giorni di andare fuori, solo quello. Fuori anche a digiuno. Beh, fuori dal balcone. Fuori dal balcone. Ecco, fuori la porta di casa. Okay. Nella prossima settimana purtroppo non porterò più gli ospiti con me. Sì. Perché purtroppo con la mia macchina, con la Peugeot che ho, rischio. Lo so, sempre l'infinita storia della tua automobile. Quindi questa Peugeot non cambia la macchina, aspettano che mi ci muore, però
muoio io, non è un problema. Praticamente anzi, tu quando vai in macchina sei sempre seduto sopra una bomba orologeria. Purtroppo, perché questa macchina decelera, non si sa, però io ci sto attento. Però adesso mi sono fatto mente locale, non posso portare gli ospiti con la macchina mia sapendo che mi potrebbe creare dei problemi. Quindi da oggi in poi, se vengono da soli gli ospiti qua, raggiungono da soli, tutto ok. Diversamente io purtroppo non posso, e me ne dispiace da morire perché non è una cosa... Ma se questa Peugeot purtroppo mi sta facendo questo danno enorme per non cambiare una macchina che gli uscita è difettosa, stanno trovando che Cristo sia morto di freddo, invece è morto sulla croce. Gesù Cristo è morto sulla croce. Mi sembra. Loro invece vogliono fare chissà che cosa. Volevo dire anche a qualcuno a Pescara che c'è praticamente in via del circuito, in questi giorni c'è stato un allagamento totale. All'altezza di Capacchietti ci sta un risucchio, una parte bassa, dove c'è un altro sponsor che si chiama Dominio di Cambi. È stato danneggiato, è arrivata la melma, immagina tu, un magazzino che vende prodotti di ricambio per le macchine, via discorrendo, immagina tu che danno ha procurato. Però non ci è andata nessuno a rendersi conto di quello che è successo. Cioè dopo parecchie ore sono andate i vigili del fuoco, giustamente, con tutte le chiamate che hanno avuto, però non c'è stato, che ti devo dire, la parola di qualcuno del comune, del singolo, anche a rincuorarli. Quindi sono stati danneggiati in una maniera pazzesca e come loro tutte quelle piccole aziende, che ce ne sono tantissime, tutte là intorno. Io tra l'altro vorrei capire se c'è stata qualche zona di Pescara che non è stata completamente alluvionata l'altro giorno. I colli, noi dei colli. Vabbè, perché siete in perché siamo in collina, chi vuole se fa che l'acqua torna a rete. È chiaro che dalla collina scende giù e vengono massacrati. E poi purtroppo, ma tu lo sai che a Pescara hanno fatto le fogne finte? Lo sai? Ah, ho sentito questa cosa. Cioè questo è il massimo dei massimi. Cioè hanno aperto una fogna, ci siamo... Non collegato. Assurdo, cioè questo è Pescara. E là se ci hanno messo una frega di soldi. Cioè, caro Sergio, un comune che fa acqua da tutte le parti. A questo punto, io vi voglio dire, purtroppo nella sua questo mondo, il mondo che noi viviamo, che voi vivrete ancora, mi auguro per tanto tempo, si reggerà fino a quando ci saranno ancora quel 30% di onesti. Quando moriranno questi onesti sarà un mondo di tutti disonesti e cattivi, quindi si sveglieranno la mattina e si uccideranno fra di loro, perché come dice il Signore nella Bibbia, la terra sarà distrutta dall'uomo, la terra sarà distrutta dall'uomo. Questo lo stiamo notando, giorno dopo giorno. Ma non è che lo noti, perché diventa la cattiveria, diventa sempre maggiore. Cioè ogni giorno si pensa al vile denaro, come ti devono rubare, come devono far morire di fame la gente, come ci sta la povertà, e dice questo governo che loro stanno facendo. Si stanno facendo, ma troppa lentezza c'è. Adesso vedremo con queste riforme, con questi giovani. Volevo dire a Ballarò, fermati un momento, come si chiama quello, Floris? Cioè quando vedi Ballarò ci sta su soggetti che va sotto e sopra. Praticamente pare che si vede una partita da tennis, la palletta. Questo fermati un momento, no? Mettiti un angolo, a lucente, fermo, no? Che cammina sotto e sopra, sotto. Ci volesse far girare la coccia. No, perché se tu vedi gli ospiti, fanno con la testa così, tac, tac, tac. Allora mia moglie mi ha detto, Giambra, che è una partita da tennis? No, è Ballarò, parla di politica, andiamo avanti. Ballarò, no, è da ballare, capito? Ballarò. Poi ci sta un'altra cosa, tutte le ditte adesso hanno i consenti. Tu chiami la Peugeot, chiami la Fiat, chiami... I consenti, ti ce lasciano tre ore. Ah, poi rimette a parlare, poi dici se vuoi Giovanni, se vuoi Franceschi, se vuoi... Praticamente stia là attaccato al telefono tre ore, non si può chiamare più nessuno. Ma io non ho capito, prima tu alzavi il telefono, pronto, c'era il centralino, chi vuole? Giovanni, pronto? Le passiamo a Giovanni. Mo ci sta sto di parlare con un operatore. Però loro non sanno che quello che sta di qua... A causa dell'intenso traffico, ecco, l'attesa potrebbe essere prolungata. Esatto, e quindi tu spendi molti soldi per il telefono, e quindi probabilmente guadagneranno anche là. Devo pensare questo. E per forza è così. Vuol dire che se voi mettete i consenti, naturalmente la SIP qualche volta vi dirà, voi prendete tanti euro per gli scatti. Comunque, ecco, questa è la cattiveria. Continuate così, continuate sempre così. Andiamo avanti. Poi devo salutare chiaramente un amico, si chiama Lino Mancini, che sta nel Banca dell'Adriatico. Tu devi sapere che per la Sardegna l'Intesa San Paolo si è preso l'onore di raccogliere i soldi per gli alluvionati della Sardegna. Quindi io pensavo l'Intesa San Paolo via alla banca dell'Adriatico, non sapeva niente nessuno. Io sapevo che era perché la banca dell'Adriatico fa parte, capito?
perché queste banche, prima si chiamava Intesa, poi si è chiamata un'altra azienda, nel giro di pochi anni, fanno le scatole cinesi, ogni tanto capisci, ma cambiano nome delle banche, perché fanno le scatole cinesi, capisci, perché poi se uno deve fare un reclamo, ha fatto una causa all'Intesa, non ci sta più l'Intesa, aspetta, comunque, no, tanto per far capire alla gente, perché qua ci sta un mondo pieno di furbi, capite, se avessero a credere che lì tre stronze, il dramma purtroppo è che non può fare niente. Vi volevo anche dire, per esempio, e quindi saluto Lino Mancini, che è riuscito a farmi, ho fatto una donazione per la mia terra, certo, di denaro per i miei, giustamente, compaesani, e non si sapeva, poverino, come si doveva. Poi c'è riuscito, dopo gli ho spiegato, però nessuno sapeva niente là dentro. Pensa un po' tu, vedi che razze di... cioè ci sono dei collegamenti tra noi molto strani. E sono cose importanti. Poi volevo dire una cosa, ti ricordi la famosa team che mi ha mandato 5.000 euro... Da pagare. Io l'ho messo in mano al legale, e questo legale, l'avvocato Ruggeri, praticamente devo pagare io. Ma stavolta tengo a pagare io l'avvocato. Sì, perché dice giustamente lui che chi è parte lesa non sono io, ma è la Telecom, che a me mi hanno fatto una fattura falsa, e quindi quel soggetto lo devono trovare. Io ho fatto anche la denuncia ai carabinieri. Cioè, questo è da ridere. Cioè, questi signori mi hanno detto, siamo noi la parte lesa. Ah, fregate, a me mi è venuto un infarto quando mi è arrivata una bolletta di 5.000 euro e passe, e tu sei la parte lesa. Io al momento mi venicco, si tengo la coccia così, capisci, si tengo la coccia che li ticchi, e tu saresti la parte lesa. E giustamente l'avvocato, secondo quelli che hanno detto loro, io per proseguire la causa dovevo cacciare altri soldi per portare, no, perché io li volevo portare davanti ad un giudice, certo, perché la legge... Ragazzi, quando andate nei tribunali, là ci sta una frase: la legge è uguale per tutti. Non è vero. La legge non è uguale per tutti. La legge per i poveri vi fanno un culo così, ci fanno un culo così questa gente. No, non lo sapevi? Lo vogliamo aggiungere sotto? Sì, lo devo, sì, bisogna aggiungere, perché non è la legge uguale per tutti. Perché tu, quando vuoi proseguire una causa del genere, devi cacciare molti soldi, ti mettono paura, perché dice da 5.000 euro in poi bisogna cacciare. Se uno è genete le soldi, mi ha messo in mano la coda, che dovrebbe risolvere, no, però pure loro, se vuoi fare la causa devi continuare. Comunque io adesso ho saputo pure questo, mi fermo, perché vuol dire che a questo mondo non c'è giustizia. Quindi la Telecom, pensate voi, che fa le fatture false e ne fa un mare, sono loro la parte lesa. E chi cazzo me ne dice a me che non l'hanno mandata loro, di loro iniziativa, questa fattura falsa? Perché ve l'ho spiegato, che ogni fattura che non si paga si mette nel bilancio del non pagato, o mi sbaglio, scusa, sì. E quindi te le scariche dalle tasse. Sì. Se io emetto 2 milioni di euro di fatture false, mi sono scaricato dallo bilancio 2 milioni di euro. Chi me lo dice a me? Dice, noi siamo state parte lesa. E a me che me ne frega a me? Io sono state parte lesa. Comunque, contenti voi, andiamo avanti. Poi volevo dire ai napoletani, complimenti al presidente, e fanno bene i tifosi della Lazio a contestare Lolita, fanno molto bene. Lolita. Sì, Lolita, perché il signor... De Laurentiis ha speso per il proprio Napoli, spende 65 milioni lordi tra stipendi eccetera, e vince, sta in Coppa dei Campioni. La Lazio non vince niente e ne spende 62 milioni. Però. E loro dicono che lui è in gamba. Tu come si chiama? Scapocchiette, come si chiama? Lolita. Tu non sei stato bravo, perché 150 milioni di euro che ti hanno fatto rateizzare, te l'hanno fatto, capito? Te l'ha fatto lo Stato, le forze, i tribunali, 150 milioni te l'hanno rateizzato in 20 anni, invece il Napoli è dovuto fallire per 100 milioni. Sì. Quindi non sei una persona tanto intelligente, non mi sembra. Quindi i tifosi della Lazio fanno bene a contestare, anzi se te cacciassero pure sarebbe ancora meglio, se riuscissero a cacciarti. No, perché lui fa tanto il gradasso, lui sa tutto, fa lo professore. Questi qua spendono 65 milioni, ecco, no, ma sono cose che spesso si devono dire. Perché molti non sanno. No, non lo sanno, e quindi. E poi una cosa anche a tutta la gente che ama il cinema, che voi date i premi, eccetera, eccetera. Avete dimenticato un grandissimo attore, che si chiama Giuliano Gemma. Ci avete sempre ricordato, sempre Alberto Sordi, come si chiama con l'altro? Aldo Fabrizi, no, vabbè, quello è troppo lontano. Quello di adesso che è morto, che ha fatto il papà, eccetera, eccetera. Io non me ne ricordo. C'è molti attori, Gassman, e a questo signore non gli hanno dato mai un riconoscimento. Questo è un signore che ha fatto, un attore che ha fatto tanti di quei film. Se mi metto a dire i nomi dei film che ha fatto,
Non potete immaginare, ed è stato sempre meraviglioso. Mai un premio a questo signore. Mi dispiace da morire, perché io ero un suo grandissimo ammiratore. Non posso fare niente se non altro poterlo ricordare in questi termini qua. A questi letterati, a questi grandi cornuti che vi aggiustate tutti i premi a chi vi fa comodo, perché loro, a chi fa comodo, come l'elezione, come la stessa cosa dell'Italia. Sì, poi ne parliamo, il sorteggio. Sì, poi ne parliamo. Blatter e Platini si sono aggiustati, capito? Blatter è uno svizzero, mi sembra, no? Sì. Ecco, Platini che è un francese. Sì. Si sono aggiustate la loro cosa, comunque, i loro gironi, come sì. Volevano. Però io spero che il dio del pallone vi massacri. L'Italia per me sta benissimo, perché le partite le devi sempre fare. Se vieni eliminato vuol dire che non è giusto che partecipi ai campionati del mondo. A me non mi faceva, a me se capiteva Brasile, tutte squadre forti. Meglio, se non le batti devi uscire. Tu volessi le morte, volessi giocare con tutta gente, e se dopo con quelli fai brutte figure, non è peggio, meglio, è meglio giocare. È anche in passato. Ecco, esatto, e quindi è meglio, non ci scordiamo la Corea, non ci scordiamo mai della Corea. Del danno della Corea, quindi è meglio incontrare le squadre. Quindi, caro Blatter, quando è che te ne vi a Club Paese? Mo John Todd con lui, 97 anni, quanti anni te? Sembrerebbe che lascia. Tu quando è che te ne vi? Quando è che te ne vi? Quanti anni te? 80, 83. Quando è che te ne vai? Che si... Poi fanno, si aggiustano le pallette, non sono guarda, vere. Dopo la pubblicità ripartiamo un attimo proprio da qui, dal sorteggio. Poi volevo solo ricordare, ragazzi, avete letto sui computer la legge Mosca, una truffa? L'avete letto, io ve lo ricordo ogni settimana, andate a leggere, la legge Mosca è una truffa, firmata anche da Pietro Ichino. Lo dovete andare a vedere, perché è solo cultura per voi stessi, quello che è successo in Italia. Se l'Italia ci troviamo in questo modo in Italia e ci stanno tutti questi giovani a spasso, tanti anziani che vengono maltrattati, le pensioni dove piccole rubano i soldi, l'INPS li rubano, ladri che non siete altri. Noi ci troviamo in questo stato perché da 65 anni, 68, quando ne è più o meno, hanno sempre rubato, la parola rubare, hanno solo insegnato a rubare. Non vi scordate le macchinette, ci stanno dei deputati, gente che ha fatto il deputato, non posso dire nome, se no mi fanno le querele, ma se ne sta di gente che quando sapevano che davano le licenze delle macchinette, loro hanno preso le licenze, questi zozzoni. Però io spero che tutti questi soldi che vi frechete, che rubate, le licenze, a supposto e medicine, madonna mia, a supposto e medicine. Andiamo avanti, andiamo in pubblico. Questo è finito un lungo articolato prologo. Ma non basta mai, non basterebbe mai. Articolato. Andiamo in pubblicità, andiamo vai, in pubblicità, grazie. Poi iniziamo a parlare di calcio, vai, regia. Allora, si stanno giocando intanto due anticipi stasera, uno di Serie A, Bologna-Juventus, la Juventus è già in vantaggio 1-0 dopo un quarto d'ora il gol di Vidal, e in Serie B Cesena-Padova 0-0 dopo 36 minuti del primo tempo, perché Cesena-Padova è iniziata alle 20:30, Bologna-Juventus alle 20:45. Ci sono già tanti messaggi da parte vostra, anche... Ecco, anche molto interessanti. Stanno parlando di pescare cose, ieri sera, sì. Ieri sera Sampdoria-Verona 2-1. All'80, 78, 77, un rigore dentro l'area di rigore. Sì. Uno della Sampdoria da una botta con il braccio proprio respinge. Mica ha dato un rigore. Proteste a non finire su quell'azione stessa. Hanno fatto il contropiede e hanno fatto lo gol. Sì. L'assurdo, cioè c'era il segnalino davanti, dici che era impallato, capito, al giocatore che ha battuto il corno. Guarda, è da ridere. Sì, è veramente da ridere. Cioè, a volte calcio, è da ridere, cioè... hai ragione. No, è da ridere. Allora... Il virus di Arbotti ha preso piede anche... È vero, del procuratore, il procuratore dei calciatori Fernando Arbotti, c'è Paolo Renzetti che praticamente è un emulo di... Parliamo di calcio. Parliamo di calcio. Lo so, perché Paolo deve lavorare anche durante la trasmissione. Ma chi so. Poi ti dirò alla fine. Ma perché delle fila la trasmissione tua a TV6? Dopo dici che lo io non ti invito. No, io sono a TV6, fassi cazzare. Sono pronto. Sì, ma lì è successo, sti che le cose a cucire come un'invidita a cucire. Sti come la mezza lì nelle sacce. Boh. Qui niente i pad. Niente i pad. Tu sei contro la tecnologia. Allora, no, io sono contro l'educazione che viene a una trasmissione da fare la trasmissione e basta, no, che a fatica, se no va del là e fatica, no? Cazzo, lui dice tanto non parlo, adesso lo facciamo parlare così smette. Ma vediamo, di io me lo auguro. Allora, a che li partiamo un attimo da qua.
No, è normale. Partiamo un attimo da qua, ci sono diversi telespettatori che scrivono: buonasera a tutti, vorrei fare una domanda a Semproni, che ne pensa del girone dell'Italia ai mondiali? Un altro, grande Semproni, che ne pensi dei sorteggi mondiali del girone dell'Italia? E un altro, vorrei chiedere agli ospiti in studio un parere sul sorteggio dei gironi mondiali. Allora, diciamo subito, ricordiamo il gruppo D ai mondiali del Brasile, l'Italia sarà con Costa Rica, Inghilterra e Uruguay. Sicuramente niente male. Io chiedi agli altri, io già mi sono espresso. Sì, per infatti, me pure se giochi con tre squadre fortissime, o giochi una che arriva ai campionati del mondo, vuol dire che merita di partecipare ai campionati del mondo. Okay. Io una cosa ho dimenticato, quindi per me le squadre sono tutte quante uguali. Non ci stanno gironi facili, gironi difficili. Anche se Blatter e Platini hanno fatto le mazzette per le loro... Molti sostengono questo. No, molti sostengono. È la verità, perché questi sono due sozzoni. Ecco. Questi sono due meriti sozzoni, stanno ai vertici, capite, della FIFA e della UEFA. Ricordiamo che ogni girone da quattro passeranno le prime due, sì, al turno successivo. Per esempio c'è il girone E con Francia, Svizzera, appunto, Francia e Svizzera. Francia e Svizzera. Ecuador e Honduras. Pensiamo tutto, quindi, che secondo te chi è che si qualifica? Francia e Svizzera. Ecuador e Honduras. Però io invece mi tiro al sangue, capite, che l'Honduras e l'Ecuador battono seducenti di squadra. Già neanche sono meritati, ma poi anche i sorteggi, scusa Sergio, scusate un attimo, poi sì, sarà vostro argomento. I sorteggi, chi è che ha vinto i campionati del mondo? Prima si mettono le squadre, sempre e comunque, non il ranking. Che ranking? Accidenti che ti piglia. Sì. Le squadre che hanno vinto i titoli mondiali, chi sono? Brasile, 5, Italia, 4, poi c'è la Germania, la Francia. Quindi queste sono le teste di serie. Chi ha vinto i campionati del mondo? Poi ci si mettono le seconde dei campionati del mondo, chi è arrivata seconda, e poi tutta l'altra, diciamo, tutte le altre squadre. Non che ogni anno si fa le pallette, perché loro, questi zozzoni, devono decidere chi deve andare avanti e chi si deve fermare. Non dimenticate quello che ci hanno fatto in Sudafrica. Sì. Ricordate Trapattoni, quello scandalo di quella partita? Come si chiamava quello? Clustronzella, Romero, non Marco, una cosa. Moreno. Ecco, tante per ingenti. Vabbè, andiamo avanti. Prego. Byron Moreno. Ecco. Vabbè, io non mi pronuncio perché io tifo Brasile, quindi penso che allora, non sono per niente nazionalista. Dovresti alzarti e andare subito via. No. Giusto? No. Io tifo Brasile. Gruppo A, no, scusate, gruppo A. Mio, Brasile. Che si chiama Francioni, sì. Francioni, detto Bubu, che lui tifa per il Brasile. Ti piace la squadra? Allora, gruppo A, Brasile, Camerun, Messico e Croazia. Niente male anche questo. Vabbè, ma giochiamo in casa, non ce lo dimentichiamo. Non, può succedere una volta nel 1950 che arriva l'ultima partita al Maracanã e perdiamo la finale. Brasile, il girone dell'Italia, Bruno, visto che tu sei brasileiro. Guarda, a me non mi convince l'Italia, quindi... Sarà dura, io non la vedo una squadra molto competitiva. Luciano, ce la farà la nazionale azzurra? Attenzione agli scommettitori, tutti quanti mettono Brasile e dopo siccome hanno scommesso 10 miliardi di euro, 27 miliardi, 55 miliardi a livello mondiale, allo Brasile dici non devi vincere, state tranquilli, sennò paghiamo una plecchia di soldi, sono bene per l'aria, senti sempre. Luciano. Senti Semproni, tutte le partite della nazionale e guardando un po' le altre straniere, insomma, l'Italia non è che si trova a un livello eccesso, perciò andiamoci, però forse pure che ci saranno delle rivelazioni, no? Aspettiamo le convocazioni e poi vediamo. Paolo, il Pescara non c'è ai mondiali, però c'è l'Italia. No, Pescara non c'è, insomma. Con i vari Verratti, questi qua. Ma Verratti, tra l'altro, Verratti, diciamo, è uno di quei giocatori in bilico, insomma, sì. Quei giocatori potrebbero anche non andare perché sembra che Prandelli voglia ripescare Thiago Motta e quindi, diciamo, Verratti in questo caso non andrebbe ai mondiali. Io però preferirei parlare del Pescara più che del ma questo era giusto. Vabbè, chiaro, però visto che adesso mi hai dato di ore, sono due ore esatto passa, sì visto che le hanno chiesto pareri, certo alcuni messaggi certo io rispondo stasera in polemica male. Ma che sia la trasmissione stasera male. Ho capito, ma sei andato un altro passo invece i campioni del mondo Spagna, Cina, Italia, Olanda. No, io dico che probabilmente il girone
dando uno sguardo veloce, perché è proprio cosa di, di pochi minuti fa, dando uno sguardo ai vari gironi, credo insomma che tra le cosiddette favorite la Francia sia quella che abbia avuto forse il raggruppamento un po' più agevole. Per l'Italia è sicuramente un girone non facile, perché qualcuno potrebbe dire l'Honduras, sì, forse l'Honduras è sicuramente la squadra tra le quattro più deboli, però c'è l'Uruguay che ha... Non ci sono nel girone italiano, però voglio dire, l'Inghilterra è una squadra che da tanti, troppi anni fallisce, diciamo, i mondiali, e quindi da questo punto di vista, anche per una legge dei grandi numeri, è una squadra da tenere d'occhio. L'Uruguay credo che, abbia... L'Inghilterra tiene allenatore, che cazzo ci fa? Però l'Uruguay è una squadra che ha probabilmente forse uno degli attacchi più forti con Cavani, e comunque... ha dei giocatori, sicuramente molti giocano tra l'altro in Italia, quindi diciamo questo è un vantaggio o svantaggio, perché l'Italia affronterà questa squadra e probabilmente si giocherà, io vedo favorita l'Inghilterra e poi Italia e Uruguay per il secondo posto. L'Italia giocherà con una squadra avendo il vantaggio o svantaggio di conoscere molti giocatori, sì. e allo stesso tempo molti giocatori dell'Uruguay che giocano, hanno giocato nel campionato italiano, conoscono molto bene ovviamente i giocatori italiani. Allora, Giacomo da Settimo Torinese torna a scriverci, scrive sempre provocatorio lui: per una volta che avete subito un torto arbitrale vi lamentate, questo sul Pescara, ma ricordatevi che siete andati in Serie A grazie agli arbitri e alla Lega. Quindi lui continua a essere convinto di questo. Questo grande cornuto che sta con me da una vita, questo grande cornuto, sei tu stronzo che li leggi di questo? Questo è un pezzo di merda. Non so, è più di un mese che non scrive. Ma roba sempre più. E tu li leggi però. E tu a book. E io lo tratto ma in questa. Ma per far capire mi appunto come sono. Mi tanto vederlo persone. Di persona così, facesse una coccia così. Hai presente la testa così? Li schiaffato una, due a due, pure i pugni, fino a quando indipendesse dispari. Perché uno che cerca di provocare, ma la peggior persona sei tu, calcisticamente parlando, che leggi questi messaggi, grazie. Perché a me mi fanno incazzare. Perché io sono... Lui mi ha rubato. Io sono se ti accappesse le persone, ti facessero masse tante a te. Così te le avesse sovisi. Poi, mi sbaglio, signor Bartelloni? No, probabilmente... No, ma infatti è una cosa che non sta sempre a rompere con uno, questo. Io credo che... Scusami, sì, ti lascio il mio parola. Io credo che negli ultimi tre anni il Pescara sia stata una delle squadre d'Italia, forse d'Europa, più danneggiata dagli arbitri. Perché noi dimentichiamo che tre anni fa, nella stagione famosa di Zeman dei record, il Pescara è stato letteralmente massacrato dalla classe arbitrale, perché c'era Zeman che è sempre stato considerato un nemico del palazzo. Basti ricordare quello che è successo nella famosa partita di Modena con l'arbitro Viti di Campobasso. Da quella partita all'ultima partita di campionato è stata una sequela infinita di arbitraggi contrari. Nonostante tutto, il Pescara è stato più forte degli arbitri e dell'avversario. Caro amico Renzetti, vorrei ricordare a Lanciano, che incomincia a lamentarsi delle cose arbitrali, se il Lanciano gioca da Lanciano come faceva le prime partite, non ce n'è per nessuno. Zeman, tu gli potevi fare tutto il male che volevi, però Zeman diceva: io l'importante è che faccio un gol più degli avversari, chiaro. Basta, questo è il concetto. E gli arbitri non contano, se tu fai gol, gli arbitri non è che te ne pongono nulla uno, te pongono nulla, non falle di mani che non lo vede, non ti dà un rigore, ma se fai gol, caro amico Renzetti. Io ricordo quest'anno il Pescara, a mio avviso, ho fatto proprio qualche giorno fa un articolo per il Tempo sui cosiddetti presunti, perché poi è chiaro, torti arbitrali, le sviste arbitrali, al Pescara per queste sviste mancherebbero 4-5 punti. Ricordo due partite che sono state emblematiche di quello che il Pescara quest'anno ha subito con gli arbitri. Trapani-Pescara, rigore clamoroso, non visto dall'arbitro Candussio di Cervignano del Friuli, per un fallo che veramente hanno visto anche le pietre dello stadio di Trapani su Ragusa in area di rigore, e Palermo, gol del Palermo irregolare per un fallo su Belardi, gol regolare di Schiavi annullato. Chi dice che il Pescara, insomma, chiudiamolo. Io credo che questo argomento sarebbe meglio chiuderlo, perché io non credo il pareggio l'abbiamo anche strappato immeritatamente. Non per gli arbitraggi, però io credo e dico che gli arbitri, io non credo assolutamente alla malafede degli arbitri, io dico che alcuni arbitri purtroppo probabilmente non sono all'altezza di arbitrare in Serie B o in Serie A, ma questo allora è un altro discorso. Campionato di Serie B di livello basso, il Pescara andrà in Serie A nonostante Marino, il più scarso allenatore, con Ammazza l'orso della storia del Pescara. Bruno, sei d'accordo con questa asserzione? A metà. A metà? A metà.
perché è il livello proprio della B che è talmente scarso, sia dal punto di vista tecnico che proprio dal punto di vista qualitativo delle squadre viste all'opera, che noi alla fine, nonostante non esprimiamo un bel gioco, rubacchiamo qua e là punti strada facendo, alla fine siamo veramente a ridosso delle prime, con 6 risultati utili consecutivi. E non è detto che la scia si interrompa domani, non è detto. No, domani vinci, stravinci. E non te pare che a me mi dispiace. Con una squadra come Siena, che ha giocato con tutti gli incalzi, a Bologna. Signore, non l'ho mai sentito una volta dire... Stavolta ce la faccio, stavolta vinciamo. Cioè pare quasi che sotto sotto, diceva ogni volta che lo diceva. Seaman, tu quando ci scrivi, ma io ti seguivo e ti seguivo. Però se scriveva qua, ti diceva che la squadra vinceva. Non ci stai, che cazzo ti posso correre? Però ogni volta che lo diceva prendeva le tramvate, quindi perciò non lo dice più. È facile indovinare, ma mi ha detto prima, sai che i miei pronostici quando agenda vinto? Su 10 partite metti 8 doppie, vingo pure io. Ma io neanche con le doppie. Cioè, che vuol dire? Ma io non vinco neanche. Vieni, provaci. Tu sei solo un piccolo presunto. Lo vogliamo fare? Sì. Poi io già l'ho fatta. Guarda, la gente come te, c'ho Caglioni. Al pronostico di Gianfranco Semproni, con lo stesso numero di doppie aggiungiamo il tuo. Benissimo, grazie. Inizia a pensarci. Allora, io mi auguro che vivano con le tue cose. Poi, prepara la pupilla. Caro Semproni, grazie per tutti. Venerdì della tua presenza, unica bocca della verità sportiva e sociale, grazie di cuore. Quindi ti ringraziano. Poi Marino dovrebbe fare una sola cosa: tenere Cutolo in tribuna fino alla fine del campionato. Un altro scrive: Semproni, ma Marino non lo consideri all'altezza del Pescara? Chi potrebbe sostituirlo? Non mi interessa, sta la società. Io non. A me all'inizio piaceva quello che sta adesso al Palermo, all'inizio. Iachini, l'hanno preso, basta, sta a posto. Sì, infatti l'hai detto anche l'anno scorso. Quindi sta a posto. Poi è un piacere rivedere Barteloni, scrive qualcuno, o qualcuna, non lo so. No, qualcuno. Speriamo. Un ringraziamento ai tifosi del Lanciano per la loro solidarietà dopo l'alluvione. Questo arriva da Pescara, questo messaggio, quindi c'è anche... Questo attestato di solidarietà è molto bello, è stato anche molto bello nei giorni scorsi. E poi ci saluta Matteo Di Nunzio. Matteo, ti salutiamo, dice vi seguiamo e brindiamo per voi da Pianella, direttamente dal compleanno di Francesco, il Sansovini di Pianella, il ragazzo che somiglia a Marco Sansovini, che abbiamo anche conosciuto, ti ricordi? Sì, quella sera. A Torre dei Passeri, come no. Ospiti da Matteo. Poi, saluto a Matteo, onore a Matteo. Un saluto, poi un saluto a Bruno Rieti, detto lo zio, da Lorenzo Barcamplone a tutto lo studio. E ancora un particolare abbraccio ai nostri cugini pescaresi che a causa dell'alluvione hanno passato momenti tragici. Forza Pescara sempre, by Penne Biancazzurra, grande Pescara. E poi a Gianfra, t'aspettiamo l'U12 a Francavilla all'inaugurazione dei Lu Club, fa Lu Brav. Non ci pensiate bene. Ecco, e questa è la risposta. Io non sono un ragazzino, mica si rendono conto. Lo so, sono un ragazzino. Io c'ho una moglie, c'ho una famiglia, quindi ho già detto, se io potessi, era un periodo estivo con tutto il cuore, ma periodo invernale non mi muovo, insomma, la sera. Poi, specialmente. Sembrò, hai ragione, papera su punizione del portiere del Carpi sul primo gol e Brugman diventa un fenomeno, siete presuntuosi e forza Virtus. Ah, questo lo scrive qualcuno da Lanciano, vabbè, anche con le papere si può... segnare qualche gol. Poi saluto gli ospiti di Telemax, vorrei sapere se arrivano i rinforzi. Cone, Cascione, Ardemagni, forza Pescara. Beh, chi più di Paolo Renzetti può essere informato su questa questione? Ma io credo che a gennaio ci sarà una piccola rivoluzione per quanto riguarda il mercato. Probabilmente ci saranno delle cessioni, poi è chiaro che ci saranno anche dei rinforzi. Quindi addirittura rivoluzione. Beh, ci potrebbero essere almeno 3-4 cessioni, sicuramente. E tu teniamo un giocatore per dare le cessioni? Vukušić è già sicuro che tornerà in prestito all'Hajduk Spalato. Un difensore centrale, essendoci in questo momento 5 difensori centrali di ruolo nel Pescara, uno sicuramente andrà via e non è escluso che possa essere anche Marco Capuano. Viviani mi risulta. Per Marco Capuano glielo auguro con tutto il cuore, perché nessun pescaresi a Pescara con i pescaresi. È vero, non è apprezzato. È vero. E allora i pescaresi, qualsiasi giocatore di Pescara, ma se hanno pescato pure di Franceschi. Ma mi ricordo, tu non ti ricordi di Franceschi, ne hanno detti 101. Invece ha dimostrato che ha vinto un campionato, ha vinto il campionato con noi, ci ha salvato in Serie B.
No, tanto per dire, sì, sono Pescara... la ritirata di Galeone, i vari Bergodi, di Cara, Camplone, Marcheggiani, fino all'ultimo Verratti, non è poi alla fine così, Però perché in quel periodo eravamo talmente, chiedo scusa, per rispondere, eravamo talmente morti di fame che abbiamo giocato con quelli che avevamo. Sì, quelli che avevamo e non potevamo cacciare, cioè se tu cacciavi pure quelli, non poteva, stranamente c'è mito in Serie A, il dio dello sport, vedi il dio dello sport, con le stesse squadre, con i giovani nostri. Sì, vabbè, ma questo. Io penso, dicevo, Viviani, per esempio, mi risulta perché lui abbia detto al suo procuratore di vagliare qualche offerta, perché Viviani era venuto a Pescara per fare giocare. Il titolare, per giocare. Viviani è un titolare inamovibile dell'Under 21 e a Pescara non gioca. Se ne deve andare. Quindi, Gianfranco, da almeno 2 mesi. Già l'ho detto da 2 mesi, perché con questo allenatore, ciuccio e presuntuoso, e anche, capito, lui è simpatizzante di Tisi e di Caio, questo qui è stato messo fuori a Cesena, se ti ricordi bene. Sì, sì. Cioè lui gioca c'ero a Cesena. Ecco, c'erano 10 uomini, qualsiasi allenatore avrebbe tolto una punta, o avreste tolto una punta, e lasciava un centrocampista. Lui invece ha tolto Viviani, capisci? Giustamente, ha passato davanti e ne manca salutare. Io personalmente, se giocavo ancora, mi facevano scherzi del genere al centrocampo, i passevi sputevo pure in faccia. Capisci come sono? Perché la prima cosa è il rispetto. Io la prima cosa è il rispetto verso i propri uomini che hai. Ma tu lo sai che per mettere Zuparic ci ha messo 17 giornate? Si è fatto male tutti quanti, meno male che ha messo Zuparic, se no noi per annullarlo l'ha messo anche a giocare a mediano. Eppure a precampionato la cosa centrale messo da schiavi a Zuparic. Gennaio, sì, ma cagnano allenatore, questa è la forza. E poi a proposito di cessioni c'è anche un altro problema, quello di avere 3 portieri che diciamo il Pescara non so se si può permettere di avere, nel senso, mi spiego molto chiaramente. 3 che potrebbero giocare sempre. Esatto, 3 che potrebbero giocare, diciamo che io l'ho detto anche in un'altra trasmissione, ma lo ripeto perché voglio dire, tra l'altro non ancora riusciamo bene a capire la questione, cioè insomma Pellizzoli è clinicamente guarito. È stato un portiere che l'anno scorso, nonostante la retrocessione, ha giocato un grande campionato, è rimasto a Pescara a furore di popolo quando nell'ultimo minuto dell'ultimo giorno di calciomercato stava per essere ceduto all'Udinese. Scusa, ma è rimasto oggi, a furore di popolo, bisogna vedere anche se però con la sua volontà. A furore di popolo e con la sua volontà. Era pronto ad andare in Udine, Napoli, si parlava. A furore di popolo e con la sua volontà, perché tu sai bene che nel calcio, sono certo, perché sai bene che nel calcio la volontà del giocatore è decisiva. Perché basti ricordare quello che è successo con Bjarnason. Bjarnason aveva chiesto alla società di essere ceduto, rifiutò Catania e Sassuolo, appena arrivò la chiamata della Sampdoria, che era una società, è una società comunque con un pedigree diverso dal Sassuolo che dal Livorno. Quello poi io lo vedremo. Bjarnason è andato via, anche se la società ha provato a trattenerlo. Quindi Pellizzoli, Se avesse deciso quello scorso estate di andare via, sarebbe andato via. Si aspettava altro, cioè diverse aspettative dalla squadra e dalla società. Era fermamente convinto che il progetto della società sia stato quello di andare subito. Forse anche Pasquale anche su quell'infortunio avrei qualche sospetto. Invece gli arrivi velocemente. Gli arrivi velocissimamente sono stati fatti dei nomi, alcuni sono sicuramente. Cavalli di ritorno. Cavalli di ritorno. Quello di Cascione, se dovesse realizzare, sarebbe un ritorno clamoroso, perché quest'estate c'è stata una telenovela continua che è durata 2 mesi. Io spero di no. Che è durata 2 mesi. Cascione resta, ha lasciato la maglia bianca azzurra e non te le mette più. Per me, siccome poi abbiamo la gente molle senza spina dorsale, riprenderanno Cascione. Io mi auguro di no. Io vedo che Luciano è d'accordo con te. Sì. Discorso, sì. Quando si rifiuta la maglia bianca azzurra, tu non te le metti più. Non l'ha mai rifiutata la maglia. Attenzione. Ferma. Attenzione. Bruno la sa bene la storia di Cascione. Bruno la sa. Allora, a Cascione gli è stato dato un out, cosa che non è stato dato con altri calciatori, tipo il Bjarnason della situazione. Dall'oggi al domani, quando lui aveva comunque qualcosa in caldo, Serie A, eccetera, eccetera, gli è stato detto: o decidi subito o te ne vai. Lì a quel punto è dovuto intervenire il suo procuratore, il famoso Moreno Roggi, che gli ha detto: stai tranquillo, la sistemazione te la trovo io. Quindi lui, che fra l'altro viene sempre a Pescara, tu sai che il papà vive a Pescara, è un nostro collaboratore. Insomma, lui, il ristorante, ti dico, quello che ha combinato Cascione. Ma a me non mi interessa. A me interessa, perché c'è un'etica professionale.
Ma stiamo parlando di calciatori. Te lo dico poi là. Deve spiegare là, te le dico. Adesso stiamo parlando del calciatore. Stiamo parlando di Emanuel Cascione, calciatore in attività. Ma chi cazzo è? Emanuel Cascione. Ha sbagliato lui nella città di Pescara. Non la vuoi lasciare per cazzi tuoi e non la vuoi. Te l'ho appena detto, non la voleva lasciare. Non la voleva lasciare, l'ha sempre detto. Ma tu, tu lo sai il ruolo dei procuratori qual è? Lo sai il ruolo dei procuratori? Che me frega me lo procuratore di Roggi. Lo sai come funzionano le cose? Sta dicendo che è il procuratore che ha deciso. E non sembra che capisci tutte cose e capisci tutto. E non c'è un cazzo di rischio. Cascione, l'ultimo incontro al funerale del povero Vincenzo, parla nuovamente con Sebastiani, ribadendo: io ho voglia di ritornare a Pescara. E lo riprendono perché tenere la società che teneva. Che sembra un Giovanni la mai delle mette più. È chiaro che adesso Cascione, già capitano, eccetera, dovrà rendere il 200% per farsi nuovamente voler bene anche da Semproni. Perché altrimenti. Gianfranco di principi ferrei. Il problema, tu pensa che Cascione è arrivato a Cesena. Bisoli non lo voleva neanche calcolare. All'inizio non l'ha calcolato. Si è allenato, ha fatto il serio, ha fatto il professionista come ha sempre fatto. Oggi è titolare e segna pure. Poi si è infortunato. Vabbè, adesso sul calcio, poi figurati sugli altri due nomi che avevano scritto qua: Cone e Ardemani. Vabbè, Cone doveva tornare. Ma si è detto quando è mio cade che Lucesene che ci faceva 3 gol. Ha fatto schifo. Lui l'ha detto, il giornale l'hanno scritto. Che ne so di te? Il giornale lui ha detto. Che cosa doveva dire lui da giocatore del Cesena? Che Pescara sarebbe. Io ho capito. Ma sono dichiarazioni. Sono dichiarazioni. Che fanno le sparate dei cazzo. Qua. Chi è? Dove sta scritta questa dichiarazione? Mi hanno detto che faceva 3 gol. Dei giornali mi hanno detto. Qualcuno avrebbe scritto. Avrebbe, scusami, ma io ne leggo tante. Non è che credo tante. Cone è un giocatore che si diceva potesse tornare già quest'estate, siccome diciamo a Bergamo è ai margini proprio della prima squadra, potrebbe arrivare anche, voglio dire, con un vantaggio economico, nel senso che l'Atalanta sarebbe disposta a darlo in prestito. E poi c'è il discorso attaccante. Ardemani. È vero, Ardemagni sappiamo che c'è un ottimo rapporto col Chievo, perché Repetto è stato per tanti anni un collaboratore del Chievo, c'è comunque una corsia preferenziale. Ardemagni, che l'anno scorso è stato il miglior attaccante della Serie B, sta a Verona a vedersi le partite la domenica dalla tribuna, beato lui, quindi credo che andrà via. Pescara è una soluzione che lo aggrada, ma ci sono anche altre richieste per Ardemagni. Se c'è questa corsia preferenziale con il Chievo, come mai noi dal Chievo non riusciamo mai a beccare un giocatore? Allora voglio sapere, e questo ne parlavamo anche in macchina, qual è il ruolo di Repetto e qual è il ruolo di Acri? Quest'estate col Chievo c'erano state anche altre trattative che poi non sono andate in po'. Il Chievo aveva offerto un paio di giocatori a Pescara, però diciamo non rientravano nel prospetto tecnico della società biancazzurra. Non ricordo i nomi, però c'erano un paio di giocatori che diciamo non giovanissimi, forse che comunque il Chievo aveva tra virgolette offerto al Pescara, poi non se ne fece più nulla. Però ricordiamo che al di là del fatto che Repetto è stato per tanti anni collaboratore del Chievo, a Chievo, a Verona, c'è anche Marco Pacione, che è pescarese. Quindi io credo che se io pescarese, vado a Gianfranco Sembroni, che è un dirigente di una ditta che vende tot prodotti, credo che se Gianfranco mi vuole agevolare, lo fa perché siamo amici e perché ci conosciamo. Non riesco a pensare che qualora dovesse arrivare una richiesta per Ardemagni dal Pescara da un'altra squadra, io credo che se ci sono buoni rapporti personali, interpersonali, credo che ci sia. Un'ultima cosa prima della pubblicità: è tornato Fernando Sforzini, ha giocato la partita di Coppa Italia, questo a distanza di quasi 8 mesi. Il discorso, il Pescara può prendere pure e riprendere Cascione. Io ti dico, quando parlo, io ti dico sempre il mio destissimo parere. Il mio parere non conta, è zero. Per la società, per i tifosi, quello che dico io non serve. Però quando dici che Cascione ha rifiutato la maglia, io ti dico che non è vero. È stato il procuratore che lo voleva portare a Cesena, dove lo già stimavano, un allenatore che ne ha fatto manco io qua. Mi spieghi che senso ha andare ad un'altra società, stessa categoria, e prendere gli stessi soldi? Non è che guadagni a maggior ragione, te lo devi chiedere tu. Uno che è stato capitano, che ha famiglia qua, che sta qua, c'ha le amicizie qua, c'ha le attività qua, eccetera, va a un'altra società, che fra l'altro non era blasonata come il Pescara all'inizio dell'estate, no?
per prendere gli stessi soldi. Però Bruno, no, diciamo anche un'altra cosa, noi non sappiamo ma fammi che capire. Cosa è successo veramente. Ma il procuratore porta il suo cascione là per gli stessi quadrini. Ho spiegato che gli hanno detto entro domani o ci dici se resti o ci dici se te ne vai, quando mancava una settimana alla chiusura del mercato. E lui ha detto no. E Roger ha detto fermati. Ma tu sei andato a vedere mai gli allenamenti del Pescara quest'anno? No, per una ragione di lavoro no. Ecco, questo... Allora, prima di parlare, tu ti danno furma. Non è che tu dentro un ristorante tu, ma solo perché ci volete fuse, sei tutto, tu non sei un cazzo di niente. Allora, perché lui non ha giocato mai. Le partite su, lui non ha giocato mai. Cascione, qua scacca e mezza partita. Non ha giocato perché? Perché non lo so il perché. No. Non ha giocato perché non si allenava. Perché proprio? Perché allora, probabilmente. È stata una vacca lassù. Non si allenava, non faceva uno che ama la propria maglia in e mallena. Ma che cazzo stai di lui? Io non le saci come cosa. Una cosa, una cosa. Dai che dobbiamo andare in pubblicità. Come parli? Io, se devo credere a tutto quello che dici tu che è Vangelo, mo ti che no, non è Vangelo, devi andarlo a vedere le partite, gli allenamenti. E dopo puoi dare delle conclusioni. Lassù non si è allenato mai. Non si allenava. Era un cruccio per l'allenatore, per il presidente, per Repetto. Era infortunato, ma era infortunato. Ma che stai dicendo? Era un problema fisico quest'estate, lui è stato fermo. Allora a te ti devo credere, a te devo credere, al medico sociale della Pescara Calcio no. Devi credere perché io sono un vero tifoso. No. E te le fa per quadrini, non dire, quelli che pitone, stessa cosa. La lascia perdere, va. Stasera vai a mangiare un'altra parte. È proprio lo tassi che scusi, fate concludere Luciano che andiamo in pubblicità. Perciò. Di questa estate, cioè della primavera, furono scritti fiumi di parole su Cascione, che non voleva andare per forza in Serie A, cioè si stava facendo odiare. Non le hanno mai scritte queste cose. No, le hanno scritte pure su questo giocatore. Si è fatto odiare, se tu però parli con i tifosi, si è fatto odiare, ma perché la parla in una maniera solo perché sei amico? A me fa immensamente piacere che sia amico e tu, ma non puoi disconoscere dei fatti che sono veri. Queste cose le ha sempre dette, voglio lasciare Pescara. Oltre ad altri fatti che non sappiamo. Voglio andare in Serie A. Voglio andare in Serie A, lo dici chiunque. Ma che vuol dire? Ma chi ti chiama in Serie A? Non sei un giocatore da Serie A, come non lo è Serie A? Se fate concludere Luciano, così considerate. A me sai che mi dà ragione. Cioè, se gli dai ragione, diventi simpatico. Se non gli dai ragione, devi via la casa a piedi. È colpa di tutti quanti, pertanto non è che... cioè. È una cosa andare in Serie A perché tu sei allora tu dici uno. Una cosa in ogni caso che è finita, lasciamola finita e basta. Bravo. Io sono d'accordo con te. Una cosa siamo tutti d'accordo, diciamo che la questione Cascione non è stata gestita bene. Né credo dalla parte del giocatore e del procuratore, né da parte della società. Il ruolo dei procuratori oggi è un ruolo a mio avviso che condiziona le società e i direttori sportivi, i giocatori, condiziona le società e i direttori sportivi, perché i procuratori mettono in testa i loro assistiti anche cose che poi non parlo di Cascione, parlo in generale, non potrebbero fare, perché purtroppo quando si dice che siamo in ritardissimo sulla pubblicità, chiudo dicendo che purtroppo la questione anche da un punto di vista mediatico non è stata gestita bene. E a Pescara, quando determinate situazioni non vengono gestite bene, si prestano a strumentalizzazioni e a mille interpretazioni. Quando dice Giorgio Repetto che mai parlare con i procuratori, dice bene che sono la rovina del Pescara. Invece ci sta che c'è pappa e ciccia con i procuratori. Pappa e ciccia con i procuratori. Gianfranco, quando il nostro presidente, grande presidente, si accorgerà le serpe che te l'ha dentro la società, forse crescerà di parecchio. Cioè, abbiamo parlato di vacche quando noi abbiamo avuto gente come il colombiano eccetera eccetera, mi scordo pure il nome, Quintero eccetera, c'è la palese che tu non hai nessuna voglia di metterti in mostra perché hai già la testa altrove. Su quelli però io prime pagine non le ho mai lette su quel caso. Qualcuna sì. Gianfranco, abbiamo la fascia pubblicità. Sì, va bene, pubblicità. Allora, eccoci qua, la seconda parte di A Muso Duro. A fine primo tempo Bologna-Juventus 0-1, resta il gol di Vidal dopo un quarto d'ora. In Serie B invece al decimo del secondo tempo Cesena-Padova 0-1, proprio adesso il gol di Pasquato. Chiedo scusa, quello che dispiace a me moltissimo che quest'anno la società veramente ha rifatto sfragelli.
a livello di centrocampo ha rifatto sfragelli. E adesso allora, ne parliamo. Tu sai che Cascione se ne va. Sì. Lo sai una settimana prima e non trovi subito il sostituto. Subito, immediatamente, già ce n'avevi un altro di mediano importante. Poi addirittura hai aspettato l'ultimo giorno che Bria so perché avete detto i Pinocchi, perché sono Pinocchi che l'hanno detto, che avevano già il sostituto. Beh, si parlava di Valdifiori, ti ricordi? No, ma Valdifiori ce l'aveva. Però se tu ti ricordi, Giorgio Repetto proprio qua ha spiegato in più perché. Hanno lasciato andare uno come Toni. Oggi ti poteva servire un mediano di quello. Capisci? Esatto. No, sono stati troppo presuntuosi, intempestivi. Non hanno fatto le cose, sai che Cascione se ne va una settimana, questo mi ha detto, che l'ha detto, Oreste o devi dire e tu non compri un altro mediano. Che poi noi perché è vero che ci facciamo l'errore di presunzione della nostra società, pensavano che il signor Ragusa potesse ricoprire il ruolo di mediano e non esiste. E l'hanno capito dopo, questa è la presunzione. Loro tra l'altro avevano, lo ha detto in una conferenza stampa qualche mese fa, parlando proprio della cessione di Bjarnason, loro avevano in pratica raggiunto un accordo con il Livorno per Belingheri, Belingheri all'ultimo sì, momento. Ma guardate, queste cose le ha spiegate Giorgio Repetto qui in diretta. Belingheri all'ultimo momento ha detto no, resto a Livorno. È chiaro che sarebbe stato... Poi è facile dirlo, però allora, se tu sai che Belingheri può infatti qualche errore è stato fatto. I tifosi chiamano il nostro presidente Pinocchio, eppure a Repetto che fa nelle sendite li chiamano Pinocchio perché avevano detto che nel momento in cui fosse andato via questo biondo qua che stava salendo, già ci avevano il sostituto preciso. Invece non era vero. E allora a proposito di... Tradire il fare, c'è di mezzo, io ti posso pure promettere sì, ma dopo dici di no, che fai? Comunque è vero un fatto che noi pescaresi ci lasciamo condizionare nel bene e nel male da tante sfaccettature, cose di facciata, ti ricordi le feste, il pullman nuovo, il nuovo sponsor, queste sono tutte cose di facciata, la sostanza è sempre la squadra. Capito? Noi possiamo essere come bigliettino da visita una società modello, sì. Però poi in campo devono andare i giocatori, i tesserati di quella società, ci deve non il pullman nuovo, la festa, le nuove maglie, il nuovo marketing. Vabbè, nuovo che poi non usato, esiste, però. Capisci? Sì, queste sì. Cose è un contorno, ma alla fine il concreto è la squadra che viene allestita. Ecco, la squadra domani Siena-Pescara, la vigilia, a proposito del centrocampo che non c'è, vediamo un po', facciamo il punto su questa vigilia, poi vediamo se Paolo è d'accordo con la possibile formazione. Il Pescara cerca a Siena la settima onda positiva, un risultato di prestigio per continuare in quella risalita lenta e faticosa, eccezion fatta per la parentesi di Coppa Italia alla Spezia, che è meglio dimenticare. Lontani dall'Abruzzo per l'intera settimana, i biancazzurri hanno preparato la sfida nel silenzio per non generare ulteriori tensioni dopo le decisioni arbitrali della partita di Coppa. A fronte di un centrocampo quasi inesistente per le assenze di Nielsen, Viviani e Rizzo, accanto a Brugman verrà riproposto Zuparic, anche se il croato alla Spezia ha giocato in quel ruolo atipico meno di mezz'ora prima di essere espulso. Non ci sono alternative se non il giovane albanese Kabashi. Il mercato di gennaio dovrà dare una pronta risposta su questo. Per conforto l'assetto difensivo è quello titolare, con Schiavi, Capuano e Zauri davanti a Belardi, Balzano e Rossi sugli esterni e un attacco con Politano, Ragusa e Maniero. Mascara e Cutolo si accomoderanno ancora in panca insieme a Sforzini, che però dopo aver giocato tutta la partita di Coppa è abile e arruolabile. Il corpulento Nando manca in pratica dallo scorso febbraio troppo tempo. Tra i senesi, che senza la penalizzazione avrebbero 4 punti in più del Pescara in classifica, diversi gli assenti, ma c'è D'Agostino che dopo la parentesi pescarese sembra tornato in forma, in un centrocampo orfano all'ultima ora di Vergassola e non è poco. In attacco Giannetti assente, ma c'è il talento Scapuzzi, fino ad ora poco utilizzato, che scalpita per una squadra che in casa è una vera macchina da gol. Sentiamo Mario Beretta. Partiamo dagli assenti, che abbiamo un po' di problemi, nel senso che ci mancava i due squalificati Giannetti e Vagliani. Abbiamo Morero, Grillo e Thomas infortunati, e poi si è infortunato l'infortunio dell'ultima ora di Vergassola, che purtroppo ce n'avrà per qualche giorno, quindi
inevitabilmente dovremo portare qualche ragazza alla primavera, però alla fine 11 anni in campo, come dico sempre, sicuramente abbiamo, alla luce di quello che abbiamo fatto anche martedì a Bologna, quelli che andranno in campo daranno sicuramente il massimo. L'arbitro designato per Siena-Pescara è Michael Fabbri, giovane fischietto, 29enne, di Ravenna. Ecco, abbiamo già visto quello che sarà l'arbitro di domani, uno degli arbitri più giovani in assoluto di questa categoria, di questa Serie B. Quindi centrocampo Zuppari-Cioccabasci con Brugman. Ma io credo che potrebbe, Marino potrebbe tirar fuori dal cilindro anche una terza soluzione, quella di ritornare al 4-3-3. La soluzione più logica sarebbe quella di far giocare Cabasci al fianco di Brugman e confermare il 3-4-3 per non snaturare di nuovo, per non cambiare un modulo che comunque fino ad oggi, e parlo del 3-4-3, ha dato buoni risultati, perché se è vero che con questo modulo il Pescara ha ottenuto 6 risultati utili consecutivi, anche perché, non lo so, cambiare sarebbe rischioso. Bruno, non so se così all'improvviso. Rischioso. Tornando ai discorsi prima, non seguo gli allenamenti, ma la logica mi porta a pensare che se tu fai una settimana di preparazione in funzione di una gara e poi l'ultimo giorno decidi di cambiare modulo, le idee non ce l'hai tanto chiare. Infatti. Gianfranco, tu a centrocampo insieme a Brugman domani rimetteresti Zuparic o Cabasci, il giovane albanese? Perché questo è... ne hai due di possibilità, o Zuparic o Cabasci. Perché Fornito in gistacchio. Ma Fornito il ruolo, Marino non lo vede come uno dei due centrocampisti. Se tu non centrali. Le vedi, che vuoi vedere? Che Madomina fa? Io le vedi diversamente. Che può Zuparic può giocare. So. Però ti voglio dire, in questo caso l'alternativa è questa: o Zuparic o Cabasci a fianco a Bruno. Cabasci è meglio, e lascia Zuparic centrale. Se vuol fare come dice, che dicono qua, il 3, quindi metti Schiavi, Capuano e Zuparic, questo è finito. Oppure Zauri, che mi devo anche ricredere, devo fare i complimenti al signor Zauri, che all'inizio mi sembrava un morto, adesso devo dire che probabilmente con la sua sagacia, con il suo impegno, con il suo allenamento, sta ritornando il Zauri che mi piace, che difende e la palla e aiuta. Con l'esperienza dei 36 anni anche. Ma a 36 anni o ti comporti da professionista, lo devono fare anche quando sei giovane. Ma se a 36 anni fai porre lo scemo, potessi giocare a pallone con i ritmi di oggi? Ti devi allenare. Dovrebbe lui essere il contrario: a 20 anni ti devi iniziare a comportare da professionista perché hai una carriera davanti, a 36 che te ne frega. No, è la dignità che devi avere. Alla dignità. Eh sì, allora il mondo del calcio. Vabbè, e forse stavamo parlando prima. Abbiamo dei metri di valutazione diversi. Ma a 36 anni tu vuoi giocare solo se ti impegni e dimostri quello che vale. Se no, che cazzo vuoi giocare a 36 anni, come dici tu? Infatti. A 20 anni ti rileggiati coca i giocatori. Ti devo fare l'elenco in Serie A chi prendeva la coca? Vuoi saperli? Così si fa lo scopo di un giornalista. No, tu fai il giornalista di doping. Allora, di chi stai parlando? Di che cosa stai parlando? Io dico che a 36 anni, per dimostrare quello che vale, perché io lo condannavo, non mi piaceva. Io a 36 anni, conducendo presenze in Serie A, ho già dimostrato. Ma io ti sto dicendo che se tu vuoi giocare col Pescara, devi giocare bene. Non vuoi giocare come uno morto, però come le prime 5 partite. Se mi posso permettere, questi il discorso capire. Di Zauri è un discorso, innanzitutto è condivisibile quello che ha detto Gianfranco, perché Zauri dello scorso anno non è il giocatore di quest'anno. Ma nessuno, quest'anno Zauri, nessuno. Però scusami, una, poi c'è anche, qui c'è una discriminante, no, c'è una discriminante, no, c'è una discriminante, perché Zauri, che ha 36 anni, che è abruzzese di Pescina, non poteva venire a Pescara a svernare. Esatto. Zauri, che comunque ha iniziato la carriera da giocatore in questa regione, in Abruzzo, è venuto a Pescara per dimostrare, a mio avviso, di essere ancora un giocatore utile. Tra l'altro aveva, mi risulta, quando fu richiesto da Pescara, aveva altre opportunità, addirittura c'era la possibilità per lui di restare in Serie A, lui anziché restare in Serie A con ingaggi sicuramente superiori, mi lascia pensare è venuto che a Pescara. Sulla fine carriera io ritorno vicino a casa, ma no, vicino a casa, ma no, vicino a casa, lui devi giocare bene, non è che può fare la vacca. Sì, a 36 anni, poi che mi chiami Zauri e Jok, non giochi, perché altrimenti sei un danno per la squadra. Non lo so su questo, perché noi abbiamo l'esempio di Mascara, Mascara è un pupillo di Marino, secondo me quello gioca anche con una gamba sola. No, infatti invece non ha giocato l'ultima partita, non quale? Ha giocato. Ecco, a proposito, Luciano, anche Forcati, domani, anche Forcati, domani, anche è, previsto, domani è previsto che Mascara e Cutolo partano dalla panchina, tu sei d'accordo? Sì. Sì?
non... Cutolo specialmente. Cutolo in effetti non... Ma scusa, tu vuoi dire, tu invece le cose le raggiri tu, tu sono fede in trocchi, ma a me non mi frega. Tu volevi parlare di mascara e cutolo, e quindi filo giri su Zaure e qua, capite? Tu pensissi che a me mi volesse fregare. Tu invece a me mi devi dire... Parla di mascara e parla di già. Parla di mascara. Perfetto, sta chiuso. Sta chiuso. Non può giocare. È un pupillo, come hai detto tu, dell'allenatore. Si ha portato due chioppi e la società ha detto va bene. Però noi faremo lo stesso playoff. Va bene questo? E lo fai con Zauri, con mascara e con Cutolo. Allora noi playoff non li facciamo per merito nostro, ma per demerito degli altri. Perché guarda, stiamo vedendo Cesena Padova. Cioè, questo è il livello della Serie B. No, guarda come si è rotto il calcio. Il Cesena, questo qui me lo caccio, non da allargare. Ciappile le cose. La squadra è già contro questo Bisoli. Sì, vabbè, Bisoli. Non vince da sei partite. Bisoli è qui sempre Cascione che mi riferisce. Bisoli è uno che cambia schema in partita. Ma no, è uno tre purtroppo, volte. È uno troppo. Cioè, può fare un sergente di ferro, poi arriva. Se sei troppo di ferro, poi la gente si scoccia e ti manda a a proposito di quello che avete detto. A noi manca una persona di polso, sia all'interno della società che all'interno dello spogliatoio. Io sono d'accordo. Manca una persona, e già mancava dall'anno scorso, e l'abbiamo visto. Sì, in campo sono d'accordo con te. E vi volevo leggere un po' di messaggi su quello che è stato detto un minuto fa. Allora, uno ha scritto: rifondare la difesa, via Schiavi, un pippone, due centrocampisti non svincolati, una punta, così si lotta per i playoff. Poi, secondo me l'atteggiamento che ha avuto Cutolo nei confronti dell'arbitro è stato giusto cacciarlo, meriterebbe una tirata di orecchie dalla società, punto interrogativo, e magari essere ceduto a gennaio per il suo scarso rendimento. Che ne pensate? E chi se ne pigli Cutolo? Questo, chi se ne pigli? Chi se lo prende? Il dramma è chi se lo prende? Tra l'altro c'ha tre anni di contratto. C'ha tre anni di contratto. E che fanno Pescara, paga tre anni di contratto, anche il Pescara no, perché o hanno o i nostri, compresi il presidente e chi è in compagnia, o sono cretini, perché arriva uno in un procuratore e gli fa fare tre anni di contratto al tempo, dice con suo Maniuca un contratto per un anno, opzione, il prossimo anno starai ancora con noi se mi dimostri, secondo te quello che tre anni di contratto sul rendimento tu che fai? Anche nella società non mi sembra che ci stanno delle grandi cime, forse voi mi dite che i conti li danno, ma non si può fare un contratto di tre anni, non è, allora uno qualcuno mi dice sembra allora con uno in firma e chi se ne frega, in effetti. Chi se ne frega, io devo gestire la mia società. L'estate scorsa se tu Pescara fossi andato da Cutolo per chiedere se voleva venire a Pescara proponendogli il contratto di un anno, Cutolo a Pescara non sarebbe venuto. È chiaro che per avere Cutolo, poi diciamo le cose come stanno, quest'estate quando è arrivato Cutolo, beh, eravamo quando tutti è arrivato contenti, Cutolo che lo scorso anno quando è arrivato Cutolo che lo scorso anno aveva segnato 12 gol col Padova, tu hai detto che è uno molto discontinuo, però non gioca per la squadra, e ho detto anche che il collega di Padova mi aveva detto meno male che avete piatto il suo polmone. Su pulmone. Quello mi ha detto il collega, io non ho detto che Cutolo. Però quando l'anno scorso, quando la scorsa estate arrivò Cutolo al Pescara, tutti dissero Cutolo un grande acquisto, ha segnato 12 gol. Tutti meno uno. Tutti meno uno, ma perché lo dissi anch'io infatti. Va bene, tutti meno uno. Abbiamo meno due. No, lo dissi anch'io che avrebbe fatto bene, cioè che ero contento. Cioè, adesso è facile dire che Cutolo sta facendo male, ma quest'estate tutti dissero che era un grande acquisto. Tutti meno uno, devi dire. Tutti meno uno, perché se no non sei leale. Alla meno uno. Cioè, quello è 1-1 che a Padova, meno male che l'avete, non 12 gioca. Gol. Ma 12 chi gol. Ci fica? Un attaccante 12 gol, e chi ci fica? Ma attaccante, lui non è una prima punta. 12 gol. Perché è una seconda punta? Perché è una prima quindi punta. Si presume, no, domanda a voi, capisci il caso. Seconda punta vuol dire che tu, non essendo la prima punta, puoi anche fare meno gol perché giochi nella prima punta. Con Sansovini, che più o meno ha fatto il suo numero di gol, è una pippa, allora è stata una pippa. No, e allora, chi l'ha detto una pippa? Tu stai dicendo, Cutolo ha fatto 12 gol, capirei per un attaccante 12 gol e niente. No, per il ritmo, come gioco, ma tu la coccia ci ragioni, che sei cagni spacciatore, sin da me, io Cutolo. Cosa ha detto Gianfranco? Ha detto uno che fa 12 gol, chi ci fa? È tre anni che sta, la chimica ha fatto 12 gol all'anno. L'anno scorso ha fatto 12 gol, come qualche anno fa l'anno Crotone aveva fatti 16. Ma ci aveva pure 22-23 anni, era più giovane, ma non è tanti gol che fai, è il sistema di gioco, se giochi per la squadra sei bravo, ma possibile che non capite questo? Lui per la squadra non gioca per la squadra, questo non mi servi, finora. Ricordati che al calcio vince la squadra.
Non vince il singolo, il singolo ti dà la quantità. A meno che non stai a certi livelli, hai veramente in fuori classe. L'anno scorso lo voleva fare Weiss in fuori classe. Vabbè, a certi livelli, sì. Ha fatto un gol Weiss alla Champions League. Subito sanno arbitravisti che te ne avevamo fatto. Ne ha fatto più una partita a poco. Ne ha fatto più una partita, abbiate a beve. Lei era all'inizio, capito? Come abbiate a fare canne, finito. Non c'è più. Allora, che capisci la gente, non lo capiscono. Per Sergio, perché Marino si ostina a far giocare Cutolo? È possibile fare un gemellaggio con la Torres? Lo scrive per Luigi da Pescara. Allora, su Cutolo già abbiamo detto, gemellaggio con la Torres non lo so, dovete chiedere ai tifosi. A proposito, su Sansovini, l'anno precedente la nostra squadra la nostra squadra Totto Sansovini, perché prendeva 250.000 euro, non ne date 300 a questo, non so quanto prende sto Cutolo. Sansovini ha fatto che nulla i gol, cioè noi abbiamo visto sempre da 15, noi Sansovini abbiamo visto a fare sempre da 15 gol in poi, non 10, 12 o 15. Quindi allora questa società lascio via Sansovini e non gli prolungo il contratto ancora per un paio d'anni, pure in Serie A me li tenga a vita così, e prendo Cutolo. E prendi Vukosic prima ancora. Capito? Ma lasci perdere Vukosic, non lo so, andava bene provarsi allora, io non l'ho visto solo con la partita con l'Inter, e se lo dovessi giudicare per quella partita, per me avevano preso un grande giocatore. Poi se dentro un cervello in Giderini che cazzo ci posso fare? Noi abbiamo comprato pure Edmar perché l'abbiamo visto con la nazionale olimpionica fare un gol in rovesciata, capito? Allora, un vero procuratore, un vero osservatore, un vero dirigente non vede i giocatori in videocassetta una volta sola. Vabbè, su questo io non lo so questo qui come è stato comprato, su che base è stato visto, se la sua andava forte. Io ti dico onestamente, l'ho visto giocare con l'Inter e quella partita di Coppa UEFA, tra parentesi, io giocavo una partita bellissima, di profondità, di scatti, di movimenti. Quindi quando l'hanno comprato ho detto buon giocatore. Poi ho visto che è zero, lo cervello in Citenin, probabilmente, che ne so che cosa è successo. C'è un bel dubbio di un telespettatore, scrive l'ex vicepresidente del Pescara Martino aveva lasciato per motivi di crisi delle sue società, ora si scopre che ha preso la Torres. Mi viene qualche dubbio, Torres che io ovviamente, chi mi segue sa che io sono sardo, che sono nato, cresciuto a Sassari, cresciuto da tifoso della Torres. Antonio Martino in effetti insieme a Capitani è socio della Torres. A proposito, un grosso in bocca al lupo al nostro amico avvocato Enzo Nucifora, che da qualche giorno è direttore sportivo della Torres. Quindi sta con la società sbagliata. Vabbè, società sbagliata. Che cazzo, ma che ne cucina? Allora Martino se ne vada qua, perché te ne le buffa, va là, mo sta preciso. Non lo so, io spero che facciano bene. Tante notizie, ma io non lo so. Sono state pubblicate e poi subito insabbiate. I russi, i famosi russi che dovevano entrare. Abbiamo detto che devono firmare entro novembre passato. Mo passa pure dicembre. Ma era stato detto che poteva esserci qualcosa. Quale cose che dicono, le tenete registrate? Non basta più, capite? No, ma guarda, io posso dire che qualche tempo fa in un'intervista il presidente Sebastiano ha detto che poteva esserci qualche novità in tal senso per fine dicembre. Io ho sentito per fine novembre, a me risulta. Comunque, però, non è un problema. Anche se è stata un'inizia per mettere gola magari ad altri imprenditori della zona, forse questi qua iniziano ad avere un po' di difficoltà. Secondo me sì. Allora, uno ha scritto Pelizzoli alla Spezia in tribuna. Marino, ci dica la verità, perché non lo fa giocare? Basta prese no, per ce lo dica Pelizzoli la verità. Ecco. Qualcuno ce la dica, insomma. Dici pure i dottori del Pescara, qua si fanno male e non rientrano se non dopo 3 mesi. Oh, Nielsen è fuori da più di 2 mesi. A me faceva più comodo, a me piaceva che mi dicesse Viviani non vuol giocare più perché a gennaio se ne vuole andare, basta, finito. A proposito, mi sta bene, ma non che prendete la scusa, si è fatta male. Io vorrei fare una domanda a te che segui gli allenamenti, a differenza nostra. Dai, che abbiamo la pubblicità. Vai. Come si allena questa squadra? Adesso si allena, diciamo, discretamente bene. Prima si allenavano, forse per tua conoscenza, una volta al giorno. Una volta. E capisci? Il campionato di Serie B che dura 40 partite. E poi adesso quando hanno intensificato. Adesso l'hanno intensificata, quindi da 5 partite in poi, quando mi abbiate a menare la televisione. E questo mese di sosta che avremo, come sarà strutturato? E sarà un problema noi abbiamo un grande preparatore atletico. Mi hanno detto che è un grandissimo preparatore atletico. Me ne frego io se la squadra correva come allora. All'inizio, adesso fanno due settimane, adesso fanno 2 allenamenti al giorno. Prima, quando giocavamo il sabato, riprendevano allenamento il martedì. Pensa un po'.
capisci? Ma... tanto bene. Poi dicono: noi andavano a vedere il Lanciano, come vedere il Lanciano? C'è un altro concetto qua. Cioè, quello che non riescono forse a capire questa gente, eppure le partite le vedono. Le partite le vedono, sono di un'intensità pazzesca, di grande corsa, certo, di grande dedizione, stare attenti, stare sul pezzo. E sono squadre di Serie A che stanno lottando per non retrocedere. Vedi Sassuolo, vedi Livorno come corrono. Vedi adesso il Chievo che sta rimontando con ancora. Corini, dall'arrivo di Corini. Cioè, guardate adesso la Sampdoria da quando è arrivato con su a 200 all'ora. Gajlovic. Cioè, ci sarà una ragione, a parte la qualità dei giocatori. No, ma questo perché è se è vero che noi abbiamo i giocatori di qualità, tutti hanno detto, tutti i più grandi allenatori, che se c'hai la qualità e ti pure la corsa, amico, non ce ne per nessuno. Tiki-taka, facciamo il tiki-taka. Allora, Sergio, hai sentito, Lanciano ha messo a disposizione solo 1200 biglietti, è normale che al campo di Lanciano ci vanno 3000 tifosi che hanno paura perché sono troppi. Allora, il discorso è semplice, ve lo dico subito. Se hanno messo a disposizione 1200 biglietti, abbiamo detto anche venerdì scorso che la curva ospite allo stadio Guido Biondi contiene più o meno 1200 persone. E quello è. Quindi ecco perché hanno messo a disposizione 1200 biglietti. Non è che ne possono mettere il doppio per metterli fuori dallo stadio. Ma li hanno messi purtroppo tutti, più di questi che doveva fare la società. È così. Hanno premiato, gli ogni società ha lo stadio che ha un settore ospiti di una certa capienza, secondo la capienza del suo settore ospiti mette a disposizione i biglietti. Ovviamente il settore ospiti dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia è ben più capiente del Biondi e quindi il Pescara mette a disposizione più biglietti per posso gli ospiti. Fare una domanda no, provocatoria? Se le mettono nella gabbia non è che ce ne vanno di più, eh. Vabbè, no, nella cioè, gabbia se no, i giocatori, però, se i tifosi vengono devono stare dentro la gabbia, sì, sai, sì. Quella curva un pezzettino e sì, se là ce ne vanno 600, quella porzione, non di più. Sì. Ma del resto non sono venuti mai se non l'anno scorso in Serie A quando abbiamo giocato con il Napoli, la Roma e la Lazio, abbiamo dovuto dare tutta la curva. Sì. Posso fare una domanda provocatoria? E la risposta dopo la pubblicità. D'accordo, così avrà tempo per pensarci. Visto che tu sei un estimatore di Sebastiani, cambieresti Sebastiani con Maio se potesse fare questo cambio ipotetico? Non esiste. In che senso? Perché io adesso c'ho il presidente Maio, io lo stimo moltissimo e loro lo sanno quanto li stimi. Lui adesso a Pescara a me mi sta bene come presidente, ma siccome mai a Pescara non ci sta che Cagne, giudichiamoli no, allora ma non giudichiamo, questa è una grande famiglia e questo è un presidente che sta facendo calcio a Pescara secondo come lo può fare con altri soci, non ci sta la moneta, forse quelle che ne capite tu a Pescara, la gente che te le quadrina non c'è. Solo che lo calcio ne piace e ti dico un nome di Properzio, non gli interessa il calcio, è una persona di grande quantità, di grande intelligenza. Peccato perché noi ce ne avevamo tre che c'avevano i soldi e gli piaceva il calcio. Uno si chiama De Cecco, uno si chiama Caldor, uno si chiama De Monte. Guarda caso non ci sono più. E De Monte chi è? No. Caldor sa morto. Vabbè. No, fammi finire, un momento. Poi ci sta la famiglia Danelli, altra famiglia ricchissima di Pescara, ma lo calcio non piace a nessuno. Ecco. C'ha pure delle figlie femmine, ma non sono come le figlie femmine di Berlusconi che interessano il calcio, non gliene frega del calcio. Poi avevamo la famiglia De Cecco. La famiglia De Cecco perché non entra più nel Pescara? È bene che si sappia questi tifosi giovani, perché tanti anni fa, cari tifosi, noi abbiamo fatto un'azione nei confronti del presidente Filippo De Cecco che non sta né in cielo né in terra. Finito, qua mi fermo perché non serve dire altre cose. Okay. E lui ha fatto una croce che non sarebbe più entrato nel Pescara. Quando c'è entrato il signor Peppe, questa è la mia deduzione, forse è entrato per simpatia e per amore verso il Pescara. Poi però abbia da fare le burdate, capite, di battute, eccetera, eccetera, che molto probabilmente a qualcuno non è piaciuta e quindi è uscito. E a me dispiace che sia uscito Don Peppe, lo so, perché poteva essere molto diverso. Perché infatti, a questo punto, caro Don Peppe, dai ragione a quella gente che dice sempre male che tu sei entrato semplicemente per vendere Poggio degli Ulivi. Perché questa è la parola. A me dispiace da morire, io non lo penso affatto. Però le circostanze, il risultato finale, 2+2=4, la gente ti dice questo. Allora se n'hai ido perché non è venuto a capire come dice Poggio degli Ulivi, ecco qua, allora ne ha fregato il la gente pescato. Dice tante cose. La allora, gente che si è matta, lanciamo, la calunnia, nella famosa lirica, la calunnia è un venticello. Lanciamo quindi l'ultima fascia pubblicitaria con questo messaggio, chi tifa per il Pescara, chi tifa per il Lanciano, ma per me, chi ci tifa che sono disoccupata, firmato Elisa. Pubblicità.
Eccoci qua, allora l'ultima parte di Amuso Duro, fra qualche istante il pronostico di Gianfranco Semproni. Sono tantissimi messaggi, ce la farò a leggerne soltanto pochi, sì, e anche di Bruno Barteroni il pronostico, perché poi voglio vedere se riesce a beccarli. Ma noi ce ne possiamo andare. I risultati, sì sì. Poi, allora c'è uno che scrive, dai, questo però è simpaticissimo, scrive rivolto a Gianfranco. No, io voglio dirti che quello lì di Settimo Toninese, un piccolo megalomane, scrive a tutte le parti questo, già mi è stato detto. Vabbè, bontà sua. È un nano? Bontà sua. Ha un nano al cervello che scrive. Bontà sua. Quindi, sprega il Dio che non riesce a trovarsi. Guarda, Gianfranco, uno ha scritto, scrivendo, leggetelo per favore, poi è simpatico, io sì, te lo sì, leggo. Leggiamo, leggiamo. Mo che venite a Lanciano vi facciamo in mania quattro maritozzi. Poi ha scritto, post scriptum, non ho la sorella, Paolo da Lanciano. Ha messo le mani avanti, non ho la sorella. Senza crema. Non ho la sorella, è bellissima. Non parlate. Quindi non gli puoi attaccare la sorella. La paura che mi sta, penso, che stanno dicendo troppo al lupo, al lupo, al lupo. Poi non vorrei che ci rimangano male. Vabbè, ma è no, ma è bello. È anche bello uno, calcistico. No, ma quando uno, vedi, a me ne ha insegnato un altro tipo di modo di agire. Di starmi sempre zitto, fare il derby e parlare dopo. Parlare non parlo dopo. Mai prima. Sì. Per educazione innanzitutto e anche per mentalità, visto che ho fatto tante volte lo sport, io non ho mai detto, pur non tanto ormai lo sanno tutte la ginnastica che ho fatto, arti marziali, io non ho detto mai a nessuno che ti potevi menare. Sì, infatti. Anche perché io ero registrato e via discorrendo, quindi sì. Non potevo fare niente, ma non perché uno si deve vantare. Sì, sì. Se ti ci capita... Li tringe e basta. Sì. Perché tu quando scendi dalla macchina, io non dico mai che quello là sta chiuso, con lui, capite, io sono superiore a lui. Tu non sai mai davanti chi c'hai. Può tenere un pugile che fa paura, può tenere uno che fa arte marziale e ti massacra. Che ne sai tu? A dove? Ecco perché parlo sempre, capite? Sto sempre basso, io volo sempre basso, per poi alzarmi di colpo. Sì. Per fare i voli pindati. Allora, ci sono altri messaggi anche carini, alcuni un po' meno. Allora, intanto c'è uno che precisa, 1200 biglietti sono quelli decisi in base alle nuove leggi, anche nella nostra curva sud non più di 1300, ma quale paura, megalomani, informatevi, infatti è più o meno quello che ho detto io prima. Mandiamo sti benedetti su cosa, aspetti che si messaggi. Ecco qua il pronostico di Gianfranco Semproni. Aspetta, il pronostico di Gianfranco Semproni è questo: Brescia Regina 1-2, Carpi Varese 1-X, Cesena Padova 1, Cittadella Trapani 1, Crotone Empoli 1-2, Juve Stabia Bari 1, Novara Modena 1-X, Siena Pescara 1, Spezia Avellino 1-2. Sono sbagliati uno. Ternana Latina 1-X. No, è Lanciano Palermo 1-2. Perché io ho una partita in mezzo. Aspetta, è Lanciano Palermo 1-2. Questo è il pronostico di Gianfranco Semproni. Ricordiamo che a 4 minuti dalla fine, questo anticipo, Cesena Padova sta vincendo il Padova 1-0. Quindi al momento l'uno fisso non regge. No, io sai che ho fatto, siccome vengo qua di corsa, non ho il tempo neanche di pensare, quindi faccio il pronostico. Io so, purtroppo, sapevo che a Cesena tira acqua, non tira un buon vento per Bisoli. Perché i giocatori non lo rispettano più, la società lo vuole sostituire. In quanto sono sei partite che non vince più una partita, questo qui mi sembra da 5 sei partite. Sì. E purtroppo dovevo mettere almeno un risultato anche favorevole invece al Padova, che avevano anche Rocchi come centravanti e via discorrendo. Lui, vedi, sbraita, parla, ma questa non è una squadra che gioca da squadra, va forte lui con i singoli e qualche partita. Comunque è andata così, ho messo uno per il semplice fatto che pensavo che il Cesena con gli uomini che aveva. Ok, comunque allora, sette doppie a disposizione, no, Bruno facciamo Barteloni. Sei perché una no, partita facciamo in meno. Sette. Ho una partita in meno, dai, c'è una Padova, non la posso va pronosticare. Bene, sei doppie. Allora, vai. Brescia-Regina. Tu fai il pronostico. Io segno qua, se c'è la registrazione. Se vuoi mettere la doppia, metti la doppia. Vuoi mettere la fissa? Con la doppia sono facilitato, quindi mi attengo a quelle che hai fatto. Ma ti sto dicendo, se vuoi mettere la doppia, metti la doppia, perché le guarda, doppie... Guarda, la trasmissione sta finendo. D'accordo, dai. Brescia-Regina 1X. 1X. Poi, Carpi Varese. X2. X2, Cesena, Padova. No, lasciamo perdere. Lasciamola perdere. Poi Crotone. No, Cittadella Trapani. X2. X2, Crotone Empoli. Uno fisso. Uno fisso. Ma Juve Stabia Bari. Due fisso. Due fisso. Novara Modena. Uno. Uno. Poi Siena Pescara. X2. X2. Spezia Avellino. 1X. 1X. Ternana Latina. Uno fisso. Uno fisso. X2 e Lanciano. Lanciano Palermo X2.
Ok. Questo è il pronostico di Bruno Bartelloni. Lo vediamo. Oh, siamo contenti e non so, uno scrive state sereni, a gennaio Seba ci prende, Speroni, Sella, Cavallo, Aristoteles, grazie Seba. Questo è per ridere un po'. Poi il ragioniere ha detto che la seconda gennaio non saremo impreparati, io fossi in voi toccherei ferro, regalate a Pinocchio una chiavetta per internet. Vabbè, comunque. No, neanche io questo l'ho capita sinceramente. Comunque, dobbiamo andare a chiudere la trasmissione. Di Pinocchio due ce ne stanno. Repetto, il presidente Sebastiano. Ah, secondo. Secondo i tifosi, okay. Loro sono i due. Poi ci sarebbe un altro, il Marcio, lo chiamano il Marcio. Acri. Non lo voglio sapere. Acri. Vabbè, ma te le dico, la società sì, è sì. Questa. Io però non ho capito perché lo chiamano il Marcio. Questi sono io, i nomignoli dati. Questi, io ho chiesto, ma scusa, ma perché li chiamate lo Marcio? Ripensa a quello che caspita, non l'ho capito, mi dispiace. È vero che a me non piace come loro dicono che sia il direttore sportivo. Se Cussù è un direttore sportivo, alzo le mani. Vabbè, tu che... hai l'ho già detto, quindi sì, sì. Ci mancherebbe. Allora, altro. Salutiamo gli ospiti con... Ma ascoltate, meno male, capisci? Questo è vero però. Mai, è meglio così, meglio così. Va bene, risultato esatto, Siena-Pescara, Paolo Renzetti. Vai. X2. No, esatto. X2. Così, senza... X2. Vabbè, Bruno Bartelloni. L'ho detto. X2, X2, ma guarda, vedo una partita da 0 a 0, 1 a 1, più propenso per l'X. Sentiamo Luciano Costinone che ci azzecca sul risultato esatto spesso. No. Forse faccio come lui, X2. Ah, X2, senza risultato esatto. L'unico che vede la sconfitta del Pescara è Gianfranco. Gianfranco ha messo uno fisso Siena Pescara. Vabbè, chi verrà prenderà. Cioè io sono un tifoso del Pescara perché ogni volta che sono messo l'uno gli è sempre lo contrario, meno male. Beh, questo è vero, quando sono sconfitta spesso non ha perso. Ci provo, capito? Io ritengo che se noi guardiamo le squadre solo da sportivo, sì. Per me ci fanno nere, secondo me. È per il centrocampo che abbiamo che è assurdo, perché non è che puoi giocare solamente davanti. È visto e considerato come ho visto sempre questa squadra Siena. Se poi la squadra Siena incontra il Pescara e sottovaluta il Pescara e lo prende sotto gamba, come hanno fatto spesso e volentieri tante squadre che prendono sì. L'Aquila gioca con il Gubbio, terz'ultimo in classifica, deve andare in Serie B e perde la partita. Ma chi stiamo a scherzare? Sì, sì, questo, sì. C'è qualche cosa che involontariamente i giocatori entrate scattate nel cervelletto che loro erano superiori, invece non lo sono e cadono. Allora se il Siena fa questo errore lo vedrò in televisione, se sottovaluti il Pescara, allora che dice possono fare di un boccone solo il Pescara, allora il Pescara potrebbe fare pure Siena, il risultato. Vabbè, manca... al di là di questi due secondi per dire comunque una squadra di rango, una squadra che senza la penalizzazione starebbe in piena zona playoff. Ricordiamo che in questa stagione ha perso solo due volte il Siena, a Novara nella seconda, mi sembra, terza giornata e in casa col Palermo, quindi una squadra sicuramente difficile da affrontare. Palermo, grazie all'arbitro, vabbè, la partita rubata. Esatto. Che il secondo rigore andavano sul 2-0, era sacrosanto, non gliel'hanno dato perché si gioca col Palermo, il Palermo è avvantaggiato, quindi domani, quando è che gioca il Lanciano? Domani sì. Gioca col Palermo, può darsi pure che qua il Palermo già ci sta, io ho già detto date i 3 punti a tavolino al Palermo. Addirittura. Eh sì, l'ho detto, ma te l'ho detto già 2 settimane sì, fa. Sì, lo so. Cioè dare discorso, i 3 punti a tavolino, sì. Invece di giocare una partita assurda, date i 3 punti a tavolino e tanto sono sempre aiutati. Lo sai quando ha vinto la prima partita con vero merito? Col Novara. Esatto, bravo, l'unica partita che ho visto nel vero senso della parola vincere il Palermo nella maniera più consona. E allora sta finendo l'anticipo Cesena-Padova, manca l'ultimo minuto di recupero, vince sempre il Padova per 1-0. Salta Pescara questo qui allora. Osugi espulso. Quindi però Salta Pescara giocano tra due partite. Vabbè, allora finiamo la serie dei prova. Paolo Renzetti, come finisce Lanciano-Palermo? X. Bruno? Partita piena di gol, spettacolare, però come diceva lui, il Palermo ha un uomo in più in campo vestito di nero. Questo lo sappiamo. Io spero che vinca il Lanciano. Beh, la speranza, certo. Come si dice, l'ultima a morire. Ma io spero vivamente che vinca il Lanciano, ma è difficile battere una squadra che gioca in 14, non è facile. Addirittura da 12 a 14. Vabbè. Non ho capito, la terra arbitrale, quella mamma mia, come fischieranno. Non ti fischia un rigore, entra la palla e ti dice che non è entrato, ma che stiamo a passeggiare? Va bene. Quelli che combinano si arbitri.
Allora, al mio grande e unico amico Paolo, a colui che mi è stato sempre vicino nei momenti difficili, un abbraccio speciale firmato Rita. Paolo, il tuo cuore viene riconosciuto. Salutiamo Rita con come un abbraccio. Come no, come no. Rita, che anche lei tra mille difficoltà si barcamena. Certo. Grazie a Paolo Renzetti. Grazie a voi. Bruno Barteloni, Guaranà, Luciano Agostinone, Gianfranco Semproni, sempre a muso duro, sempre, fino ovviamente in bocca al lupo al Pescara e anche a Lanciano. E mai a 90 gradi e sempre a 360. A 360 per comprendere tutto in circolo. Grazie a tutti voi, un abbraccio. Un abbraccio sempre a muso duro, emblematico il sorriso finale di Gianfranco a fine trasmissione sui 360. Grazie a tutti, buonanotte.